Buon pomeriggio a tutti, sono Matteo Zoldan qui dagli studi di Chess 24 Italia. Qui con me c'è il grande maestro Sabino Brunello. Benvenuto Sabino. Ciao, buongiorno a tutti. Perfetto. E siamo alla giornata finale di questo Chessable Masters. Le partite sono cominciate anche con un lievissimo anticipo oggi, per la precisione dal mio orologio con un minuto di anticipo. Stanno giocando. Come definirla? Forse un'apertura di Londra? Forse tu sei più bravo a dare una definizione rispetto a me, Sabino, di questa posizione. Te la faccio rivedere, la faccio vedere anche ai nostri spettatori dall'inizio. D4, cavallo F6, cavallo F3, D5, alfiere F4, C5, E3, cavallo C6, cavallo B2, no, non è un colle perché l'alfiere è in F4, dunque lo definirei lo stesso sistema di Londra. Donna B6, D per C5, donna per B2, torre B1, donna C3. Alfiere B5, probabilmente sono tutte cose già giocate. G6, E4 del bianco, che forza, diciamo, gli eventi e sposta il gioco su un piano ancora più dinamico. D per E4, alfiere E5, attacca la donna, sfruttando la difesa del cavallo F3. Il fatto che il cavallo in C6 è inchiodato sul re, donna A5, e in questa posizione il bianco gioca arrocco corto, dando il pezzo in F3. L'avevi mai vista questa cosa, Sabino? No, questa posizione no, di sicuro. Molto interessante. Sì, molto Questa è una aggressivo partita gli Emekwang sicuramente non Lee, ovvia. Eh eh? Vero? sì, probabilmente anche molto ben preparato, perché non credo che questo Assolutamente, sia il una tipo linea di di questo cosa che tipo uno non si inventa alla improvvisa la scacchiera. scacchiera. E Sì. per F3? Sì. A occhio penso che abbia anche ragione. Che non sia un bluff, ma sia una vera linea interessante, molto piccolo per il nero. Deve mangiare il pezzo, suppongo. Presa, 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 cavallo Sì, ci D5. sono. Fine Allora, presa, crack alfiere per out. C6, scacco, B per C6, Sì. adesso Tutto donna per forzato. F3, attaccando il pedone in C6. E il Sì. nero non E gioca una minacciando mossa cavallo come per alfiere alfiere per D7, F6. ma gioca cavallo D5 restituendo addirittura la torre intera. Sabino, perché non ha giocato alfiere D7? Penso che alfiere per F6 sia il problema. E Alfiere per F6, E per F6, per torre F6 E1 e scacco. cavallo Ah, 4. forse è ancora più forte donna per F6 prima. Ah, sì. Io volevo fare Ovviamente cavallo minaccia la 4 più torre in lenta, H8 e però minaccia torre 1 probabilmente hai scacco. ragione. E vince. Eh sì, e dunque non aveva alternative, doveva spostare il cavallo da F6. Mi chiedo, sì, era. Eh Sempre cos'è? sì, eh sì. No, mi stavo chiedendo se addirittura avesse potuto mangiare in F6 prima. Però forse era un po' esagerato così. Donna per F3 adesso, no. Vero? Mi sembra molto ragionevole come. Suppongo donna Comunque per anche questa è C5 una sia la sua mossa idea, giusta. perché minaccia torre 1, minaccia donna per C6, minaccia donna per F6. Sì, appunto. Era un'altra possibilità. Invece ha giocato donna per F3, cavallo D5, alfiere per H8 e però mangia il cavallo in D2. C4 attacca il cavallo in D5 5-4. e F6. Insiste. Il cavallo non si può spostare perché ci sarebbe donna per C6. Decide di fare F6 e dare una casa al re e chiudere nello stesso tempo l'alfiere in H8. Posizione super estrema, chi sta meglio, Savino? Forse bianco. Non sono sicuro, sai? Non è così facile perché la fiera H8 è davvero brutto. Come sempre bisogna calcolare un pochino. Sicuramente se riesce a tirar fuori l'alfiere vince il bianco. In realtà, mentre dico tutto questo, mi sta venendo un'idea molto interessante che è alfiere per F6 adesso. Subito?
Alfiere per F6 adesso, sì, Alfiere per F6, perché interessante, perché cavallo in generale. per F6 fai donna per C6 scacco, ora F7 donna per A8. Ok, anche questa col nero sarebbe giocabile però, Hai tre pezzi leggeri contro due torri. Però il pedone C Sì, che vuol dire sembra essenzialmente una interessante. qualità in più per il bianco. Oppure, alternativa, su alfiere per Oppure F6, alternativa E per F6. E per F6, C per D5. C per D5. Sì. È il motivo per cui ho mangiato in F6 è che adesso su donna per D5 faccio donna per F6. Il nero ha due alfieri, ma io ho tanti pezzi. Oh, scusa, tanti pedoni e la torre. Tanti Sono pedoni in realtà è d'accordo solo uno, con però Mao l'iniziativa devastante con J89, torre dice che partita folle, però folle fino a un certo punto perché sicuramente il bianco ha preparato. E 1. Sì. dunque no. Però fino a un certo punto non credo che sia ancora in preparazione, penso che abbia giocato almeno 3 o 4 mosse col proprio cervello, Allora, quindi. Sabino, le cose sono andate abbastanza come avevi proposto tu, perché dopo F6 no, non ha fatto alfiere per F6, però ha fatto un'idea simile, ha fatto torre F1. Minaccia sia alfiere per F6 che C per D5. Ok, mi sembra ragionevole, però In non è caso la di stessa donna cosa. F4? Per D5. C per D5, donna per F3, G per F3. E voglio fare alfiere per F6. Quindi re Presa in F7 forzato. D5, alfiere per F6, re F7. No, 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 no. Devo fare re F7 prima che l'alfiere esca, dopo che è uscito è inutile. Ok, L'unica dunque non mangi in speranza. D5, fai qui ora, fai re Non mangio F7 in adesso. D5. La mia unica speranza è dimostrare che l'alfiere è fuori gioco. Qui Certo. D per C6 comunque sembra. D per C6 perché comunque è un pedone ed è anche a due case della promozione e poi mi aiuta a chiudere le diagonali di alfiere chiare. Però alfiere 6, questa non è particolarmente chiara. Credo Comunque non ha che abbia giocato. un'idea diversa, perché questa non è convincente. Non ha giocato donna F4, ha giocato re F7. E anche mi sembra molto sensato. Quando ora fai torre BD1, ad esempio, allora donna F4. Su C per Esatto, D5, donna per D5. esatto, assolutamente. Beh, chiaro che se prende in D5, donna per D5. Però penso che debba prendere in D5, infatti è andata così. Adesso non credo che il bianco possa permettersi di cambiare le donne, perché mi sembra che la posizione risultante sarebbe decisamente a favore del nero. L'unica cosa che mi viene da pensare è che può essere che sulla mia alfiere F6 ci fosse un'intermedia di qualche tipo alfiere G4, alfiere Cioè al F5. Non ho posto avuto di C abbastanza alfiere tempo F6 al per posto di torre verificare. F1, cioè in questa posizione? Sì, può essere che ci fosse un'intermedia di qualche tipo, forse alfiere F5, non lo so. Altrimenti è anche possibile che abbia mancato la candidata. Però sono giocatori molto forti, quindi la mia prima impressione è Alfiere che possa F5 è esserci qualcosa che interessante manca. comunque. Sì, è una mossa Allora, la interessante. telecamera di Liemg ci chiedono, ma la telecamera di Liemg ci sarebbe? È lui che dobbiamo andare a scoprire dove è finito. Un attimo solo che guardiamo subito cosa ne è stato del. Si nasconde, si nasconde. Ah, l'ho Nasconde. trovato, adesso l'ho trovato. Sai che cosa? Non è lui che si nasconde, è So che si è allargato. Si è così allargato che mi va a coprire. Adesso restringiamo su e vedrete che. E vedete che ricompare anche Yang. Ecco fatto. Direi molto meglio. Molto meglio, niente, stavamo analizzando questa posizione, Sabino, In questa interessante. posizione. Sì, candidate torre B7, torre 1, persino C per D5 non è che sia da scartare per fare D6, eccetera, eccetera. La mia impressione è che sia buona per il bianco. Poi, Sia sai, buona per il bisogna bianco, ok. spenderci del tempo. Sì, se sì, però Forse, non ognuno so, poi pensa forse che le torre proprie mosse siano B7. molto utili. Anche torre Sì, BD1 torre potrebbe essere B7. interessante, come dici tu. Anche però donna F4.
Tu hai sentito martellare? In maniera molto lontana. No. Ok, perfetto. Allora vuol dire che siamo sotto controllo, che possono martellare ancora. Però può Va essere che gli bene, spettatori per una posizione cosa super diversa, ti complicata, dicevo però che ritorniamo alla potrebbe partita. È farcela. successo quello che avevamo ipotizzato. Cioè, il bianco non ha cambiato le donne e ha giocato donna C3. Sì, conviene mantenere sicuramente le donne in gioco perché in finale diventa più difficile far uscire l'alfiere. Il bianco deve sfruttare un potenziale dinamico in questo tipo di posizione, che è proprio il motivo per cui volevo sacrificare. Va bene, comunque l'idea del nero per mangiarsi l'alfiere consiste nello sviluppare l'alfiere C8, poi fare E5, alfiere 7. Non è facile realizzare tutto questo. Può essere che semplicemente la sua evoluzione è che il nero non ci arriverà mai. E prima o poi lui sfonda in qualche modo la difesa del pedone E7 e del pedone F6. Il problema del nero è che se fa tipo alfiere 6, fatto un re b7, il bianco, quindi mangiarsi quel pezzo sarà abbastanza difficile. Si può sempre provare re g8, però alfiere per f6. Esatto. F6 in presa, c'è torre 8 in arrivo. Un po' di persone in chat, salutiamo Vaschi 83, Rocco 61, Mau J 89, Bianca K 84, Evocation One. Ragazzi, state tranquilli, adesso mi sentite. Prima ho tolto il microfono perché qui stiamo facendo dei piccoli lavori e dunque non volevo disturbarvi. Adesso l'ho reinserito, perciò tornate a sentirmi tranquillamente. Eh sì, lo so, Mau, che mia, che ora mi sentite. Va bene, so se n'è proprio andato, Sì? eh. Eh sì, in telecamera non c'è più. Si sarà alzato dalla sua postazione. Evidentemente la Sappiamo che è posizione non possibile gli piace se più. si rimane visibili da... Eccolo che torna. No, fatto uno scherzo. Si vede un pezzo di su. Ok, io lascio un attimo Sabino a te il comando delle operazioni e poi sono di nuovo con voi. Stavo cercando di aprire Twitch nel frattempo. Così vedo anch'io i commenti ogni tanto, magari. Niente che dire. Adesso Nero deve inventare qualcosa di creativo. Evidentemente è andato in cucina a prendere ispirazione. Non è facile, al contrario di Matteo, io sono decisamente dal lato del bianco, nel caso non si fosse capito. Alfiere A6 potrebbe essere una possibilità. Alfiere A6 per mantenere difesa la casa B7. Senso è cercare di fare torre D8 con il nero e poi tornare probabilmente con l'alfiere in C8 perché l'alfiere in A6 non sta particolarmente bene. Se torre BD1, magari possiamo fare donna F5. Non sono tanto convinto a tutto questo, non siete gli unici. Che non sono molto convinto che questo funzioni. Tentativo. E qualche volta a scacchi tutto quello che abbiamo. La donna F5 deve essere abbastanza stabile. Il bianco ha una via di fare donna A5 per minacciare l'alfiere. Anche se qui l'alfiere 5. In realtà adesso
Torna B3 scacco, che sembra molto pericoloso, forzando E6. Non vorrei muovere il pedone troppo presto, nero, anche se forse è giocabile. Posizione molto pericolosa. In realtà sto guardando, ripetendo da capo, alfiere A6. Più, donna F5, donna B3, E6, H3. Mosse molto interessanti. Volete fare C5. Voglio dimostrare che nero non ha abbastanza case per la donna F5. E succede H5 per cercare di evitare il G4. E anche magari può insistere con il D4. Volete ancora più. Onestamente, non mi sembra una bella posizione per il nero. Torre 8 forse difesa. Molto, molto pericolosa. Però G4 potrebbe essere comunque giocabile. Donna per C5. Forse una specie di mezzo delirio mio. Matteo, se ci sei, magari muovi questa variante che potrebbe essere interessante. Ho giocato diverse mosse. Evidentemente Matteo non c'è. Quindi non ho una conclusione chiara per alfiere A6, potrebbe essere una mossa giocabile. Non so davvero dove mettere quell'alfiere. È questo il problema. Come dicevamo, la semplice G8, alfiere per F6, mi sembra molto per il nero. Quando il bianco mangia un paio di pedoni e gioca con torre contro alfieri, generale, ma in questa posizione mi ha strato che sono forti, però se dobbiamo tenerne uno in F8 e uno in C8 con la torre in A8 bloccata, è chiaro che è importante per il bianco eseguire una mossa tipo H3 in questo tipo di posizione. Se avessi il bianco vorrei giocare H3, penso. Quasi in automatico, perché è una mossa piccola, che ci trova poco, e ci assicura che non avremo problemi sull'ottava. Abbiamo visto già in una variante la possibilità magari di G4, di una casa importante che è la casa G4, appunto. E le piccole mosse che sono un po' più difficili da con si vediamo dal punto di vista. In realtà alfiere A6 mi sembra davvero un tentativo necessario perché non riesco a vedere perché perda immediatamente, il che è positivo, e non vedo un'alternativa molto chiara perché se facciamo una mossa naturale tipo alfiere A6, torre B7 mi sembra grave. Alfiere F5 è anche ancora torre B7, quindi questa inquadratura è un gran bel problema. Alfiere A6 avrebbe senso anche mangiare a due. Giustamente il materiale da catturare è sempre una possibilità. Però non è una priorità. E in realtà potrebbe essere giocabile. Un senso alternativo può essere vincere il pedone A per distrarre il bianco dalle pari entrate in B6. Dire che la torre in A8 ha un certo senso perché comunque il non è stupida donna per la 2. Inizialmente mi sembrava assurda, però faccio perché. Do un'occhiata nella chat, magari avevate qualcosa da dire. La mia voce non è chiara, si sente intermittenza. Male, non so come dire. Sì, purtroppo c'è un problema con. Grazie, sì. C'è poco su quello. Vedo che prima di una domanda di H5, presumo che fosse quando ho proposto la mossa H3 in quella parte specifica. E vedo che è bloccata la trasmissione, quindi io vedevo una posizione vecchia.
Scusate un secondo, vado a cercare la posizione. Sembra che il nero abbia mangiato fino a 2. C'è stata una cosa che non è stata. Perdonatemi, mi aspetto tutto. Se mi sentite, non sono impazzito, è che il mio computer non sta trasmettendo più niente. Non so neanche se mi sentite e se cosa sta succedendo. Non riesco ad aprire le partite in diretta, quindi non ho idea se mi state sentendo ancora. Ok, vedo che mi dite. Eccomi Purtroppo qua, il che sono di ritorno, contatto. Sabino. Purtroppo mi sembra di aver letto che la tua voce non si sente perfettamente. Ho paura che sia un problema di Sì, c'è linea, stato perché qualche se si problema. tratta di intermittenza potrebbe essere un problema di linea. Effettivamente, Sì, la lascio un microfono acceso, probabilmente si è sentito del rumore di sei fondo. intermittente, eh? Un intermittente, però con internet non mi sta caricando neanche. Brunello è frizzato. Sei Non so quasi cosa voglia dire frizzato, Sabino, frizzato. quasi frizzato. Vuoi che sospendiamo un attimo e ti richiamo, intanto vedi se riesci a risolvere la cosa? Sì, Va bene, addirittura ragazzi, allora parla, lasciamo un attimo funziona. andare Sabino Brunello, così vediamo se riesce a risolvere la cosa e poi lo richiamiamo. Scrivimi in chat, Sabino, quando pensi di essere ok. Eccoci qua. Eh sì, ragazzi, è sicuramente internet, perché quando è intermittente vuol dire che non è un problema di microfono, ma è un problema di linea. Intanto fatemi accendere l'aria condizionata che qui sto fondendo. Eccomi di nuovo qui con voi. Dovete aver pazienza, ma purtroppo in questo momento questa casa è un cantiere e perciò ci sono tutta una serie di problematiche. Ho avuto gli operai di domenica pomeriggio, che non è esattamente una cosa normale, però l'8 di agosto se non li prendo la domenica pomeriggio non li prendo mai più. Allora, siamo in attesa che Sabino risolva i suoi problemi con internet. Intanto proviamo a dare un'occhiata a questa posizione e cercare di capire meglio chi dei due sta meglio. Allora, il nero è pronto a catturare l'alfiere in H8, il bianco deve giocare con la massima energia possibile, perché una volta che il nero avrà catturato l'alfiere e sistematosi come sviluppo, poi passerà in vantaggio grazie alla coppia degli alfieri. Dunque, assolutamente saggia e auspicabile l'idea di giocare G4. Adesso molto probabilmente seguirà una mossa come H per G4, H per G4. E poi il nero deve togliere questo alfiere da F5 e deve decidere dove piazzarlo. Forse alfiere C2 per guadagnare tempo attaccando la torre. E a questo punto il bianco ha tante possibilità. Potrebbe fare torre D7, potrebbe fare torre D2, potrebbe giocare anche donna per C6.
guadagnare un altro pedone. Pedone importante perché poi il pedone C diventa anche lui un punto di riferimento. Che cosa avrà giocato? Allora, H per G4 è stata giocata, alfiere C2 è stata giocata e ora la mossa è al bianco. Salvio mi dice che in Sicilia ci sono 40 gradi all'ombra, ma ti dico la verità, Salvio, a Milano sono, questa settimana ha fatto un tempo pessimo, perciò non fa così caldo. Oggi si sta abbastanza bene, non fa fresco, ma non è neanche così tremendo. Però tieni presente che io ho le luci, che ho due riflettori davanti, perciò è chiaro che senza aria condizionata la cosa diventa pesante. Ok, cosa ne dite? Che cosa gioca il bianco in questa posizione? Torre D2, torre D7 o donna per C6? Ha giocato torre D7, la mossa che per prima avevamo proposto. Sabino dice che c'è, proviamo a riacchiapparlo. Proviamo a riacchiapparlo. Per ora non sono riuscito a riacchiapparlo. Niente ragazzi, per ora niente Sabino Brunello. Pronto? Sì, ti sento. Perfetto. Anch'io ti sento molto molto meglio rispetto. Perfetto, e sei già in linea, vediamo come vanno le cose. Ecco di nuovo il Perfetto. grande maestro Sabino Brunello con noi, benvenuto Sabino. Nel frattempo Rieccoci. il bianco ha spinto in G4, ha attaccato l'alfiere in F5, ha costretto il nero a fare alfiere C2 e gli è entrato con una torre in D7. Sì, appena poi condividimi qui, che così. Seguimi. Sì, in realtà ho visto che ho speso tantissimo tempo a considerare le varie possibilità e in partita ho speso 12 secondi a fare dopo nella posizione in cui mi ero bloccato. Eh Quindi sì. è Sì, stanno molto interessante giocando l'idea. relativamente veloce, considerata la complessità della posizione. Comunque, Sì, 4 davvero. minuti e 40 Liam Quang Le e 2 minuti e 45 Wesley Saw. Non È sono più riuscito a così mangiarsi convinto l'alfiere che qua, prenderei il quantomeno. nero, Sabino, sai? Ah, sì?
Non lo so. Questo è il gioco del contrario, perché stavo dicendo che mi sembra che la posizione nera sia migliorata. Invece a me sembrava di È no bella questa cosa. perché sembrava di no perché il bianco è riuscito ad aprire un po' di linee, adesso minaccia anche donna per C6, ha una torre in settima. È vero, ha perso l'alfiere in H8, però questo era fisiologico nella posizione, no? Torre per E7, Sabino. Alfiere per E7. Alfiere per E7 praticamente forzata, il bianco potrebbe mettere uno scacco da in A1 o in B1, però può farlo anche dopo volendo. Sì, non cambia molto. Infatti, vediamo alfiere per E7. Sì, presa. Torre Torre per E7. per E7 abbastanza chiara. Ma tu devi spegnere il motore però, eh? Altrimenti ci rovini il divertimento. No, veramente non ce l'ho. Ah, lo vedi sotto? Vedo un motore che Ah, dice perché più tu lo vedi, 7. aspetta, adesso sì. Eh Okay, grazie. sì, Che io non lo ero vedo, ma tu indeciso sì. se fosse corretto oppure no. In realtà mi Ti ha tolto preoccupava il divertimento. Reggio Io non ho fatto in tempo a guardare. Tu lo vedevi? 8. Ah, ok. Allora non dirmelo. Io l'ho visto Non dopo che hai dirmelo. detto torre. Donna Vabbè, in 1 realtà scacco ha non è una variante. giocato, ovviamente per difendere il pedone F6. Certo, naturale. Il re si sposta, ma rimane il problema di donna K3. Mi sembra un problema grossino. Re Potrebbe fare G8 praticamente. G5. Ok. Dunque, donna 1 scacco. Ah no, ma non l'ha mangiato. Scusami, non capisco più niente. Non ha mangiato la torre, Non no? ha mangiato la Niente, torre. Io ho niente. capito che ha Era la mangiato la posta. torre. Ah, non ha mangiato la torre. Ha giocato prima donna 1 Uguale. scacco. Ok, però tanto la deve mangiare, no? Perché non può Sì, non fa tenersi una nessuna torre in differenza. settima. Dunque, arriverà alfiere per E7, presumiamo. Adesso devi spostare il re. Vabbè, il re G2. Io direi H2. Probabilmente vanno bene H2, entrambe. sì. Uff, Sì, no. H2 è un po' più sicura così a occhio. Però. Però magari in certe linee c'è donna E5 scacco. Sì, però generalmente impresa. Ok, È comunque l'ha successo messo in qualcosa, ha fatto re H2. H. E poi ha fatto G5 di cui parlavamo prima, ma senza mangiare la torre. Senza mangiare, perché avendo cambiato la mano vincente era donna H3 scacco, re G8, donna H6. Adesso questa manovra non c'è. Però Nero non ha mangiato una torre, E che beh, non è la stessa cosa neanche quello. sì. Come facciamo a chiudere la partita? Donna per C6 mi sembra la prima cosa da guardare. Però non è l'unica, sicuramente. Devo stare attenzione, fare attenzione in queste posizioni, perché se sbagli Eh sì, bisogna stare fai sempre una attenzione pessima. sicuramente. Stare attenzione, sì. Ho una lingua tutta mia oggi. Invece sono abbastanza contento perché mi hanno montato i pensili in cucina, finalmente ho un posto dove mettere i piatti. Adesso purtroppo pare che non si possa, ma se riuscissi a far venire l'elettricista a montarmi la cappa della cucina, potrei anche cucinare. Invece non verrà, perciò fino a settembre non si Stavo cucina. per Se dirti se mi inviti a cena, che così inauguriamo il tutto. invece non verrà. Dunque continuo col mio frigorifero e a mangiare cose. Dovrei comprare il microonde così almeno posso microondare. Adesso meglio che niente, sì. C5. Ok, senti, G5. Ma donna per C6 mi sembra la candidata numero Non vedo altra roba in realtà. Quindi ci toccherà giocarla. Non è un brutto obbligo, direi. Beh, Donna per attacca anche la C6 torre attacca la in torre. A8, perciò. Allora, Salvio ci La dice, donna del nero vi comunque è prego, leggete bloccata, la quindi non può chat, mi fare. dissocio dal motore, ma tanto non sappiamo, solo Sabino ha visto che cosa diceva il motore. Io non l'ho visto e non ho detto a Sabino di non dirmelo, così non lo so. Mi fa solo una valutazione, ma non. Io quello che valuto è che Non qui so, abbiamo in un realtà l'ho vista minuto. dopo alfiere per E7, questa è un po' diversa. Ok. Comunque, donna per C6 mi sembra molto forte. Sì. E È la non sto mossa. vedendo il motore adesso. Dicevo, donna F1 non è possibile a causa di donna per F6.
torre B8 mi sembra perdente a causa di donna C7, che rinnova l'attacco alla torre e minaccia E torre certo, H7 perciò tu dici donna contemporaneamente. per C6, torre B8, donna C7, attacca nuovamente la torre e a questo punto, non so, torre B1, torre H7 scacco, re G8, torre G7 scacco. Carino, tutte e due le torri sono in presa dagli alfieri, ma invece con la Spettacolo. prima torre sul primo scacco, alfiere per H7. Torre per H7, re G8, donna F7 matto. È arrivata donna per C6 ed è arrivata torre B8. Adesso manca L'altra solo. variante è su donna C7 fare donna B1 che difende la torre e difende H7. Mi sembra decisamente Difesa meglio. eroica. Esatto. Vabbè, in questa posizione non c'è tanto meglio e peggio, nel senso che Devi perdi in soltanto tutti i non casi, quindi. perdere, no? Sì, gli piacerebbe. Torre B8 mi sembra molto forte. D8, scusa. Torre D8 sembra forte, sì. Torre Stiamo provando a far sopravvivere il nero in tutti i modi, però torre D8 è davvero forte. Torre per D8, D8. donna per D8. E adesso il problema è che come Sì, fai a re dire D8 ancora. re Resistiamo, dai. Re G8, G8. esatto. Re Non si G8, molla. donna D5 scacco. Sì, tenendo più forte. Mm? Donna D5 penso sia buona, però ce n'è una molto più forte. Allora, ce n'è una molto più forte. E la sesta è stata giocata in partita, quindi la vedi. Se Ah, vabbè, certo. non hai voglia di. No, L'abbiamo certo. vista tutti adesso. Torre 8 e Chi adesso insiste? purtroppo la donna non riesce. E vedi qui, aver avuto il re in G2 sarebbe stato fastidioso perché ti faceva alfiere 4 scacco. Esatto, è per quello che l'ha messa in H2. Ed è per quello che tu Sempre sei mettere GM nella e casa invece più io sicura no, possibile. perché io l'avrei messo in G2 e invece tu l'hai messo in H2. Eh sì. E qui fa una certa differenza. E Sì. come dicono a Roma, direi che si è fatta anche una certa e perciò il nero ha abbandonato in questa posizione, visto che non Cioè, riesce a cosa impedire può torre fare? per F8. Che botta, ragazzi, che botta. Come prima partita direi Partita. che il giocatore vietnamita è uscito dalla giungla armato di fucile mitragliatore e ha fatto lo scalpo del giocatore americano. Fortissimo, molto aggressivo, davvero una partita molto molto spettacolare. Vogliamo dare un'occhiata velocemente al nostro caro Aronian? Diamo Sì, assolutamente. Allora, pedone un pedone in più. in più, anche un bel pedoncino in passato sulla colonna B. B4. E anche cavallo che Andiamo. minaccia G3. Intanto non si è ancora ripreso dalla botta, è seduto e sta analizzando la partita per cercare di capire dove ha sbagliato. Sì, anche perché sarà preoccupato della prossima volta che deve giocare con nero, magari. Perché questo impianto non lo può più giocare finché non sistema, ma loro appena finisce la partita la prima cosa che fanno è accendere il motore e verificare le linee. Anche perché Certo, però la ovviamente. posizione è complicata. Può essere che il bianco abbia più idee nella stessa Eh linea sì, e eh sì. Tu la se non riesce a cambieresti a questo risolverlo punto se bene, fossi ti in un conviene match? cambiare direttamente. E Sabino, tu la cambieresti se fossi in un match? Dipende se puoi ripararla, se come ti senti, se è un'altra posizione che ti piace giocare. È anche Certo. possibile che semplicemente abbia deciso di giocare questo una volta e poi la prossima ne gioca una diversa al di là di tutto quello che succede. Dobbiamo ricordare che questi giocatori non hanno un solo repertorio, quindi Chiaro. dipende cosa pensano in generale di se stessi, dell'avversario, dell'umore quel giorno, di tante cose. Quindi Sì, non è un problema così intanto. grave come potrebbe essere per altre persone, suppongo, però è comunque un problema. Io sono preparato su qualsiasi cosa, cambierei semplicemente linea. Certo, lo so. Infatti, tutti noi quando pensiamo alla preparazione, diciamo, Zoldan cosa farebbe? Cosa farebbe Zoldan in questa posizione? Esatto.
Dopodiché fai l'esatto contrario. Esatto, assolutamente. Oh, scusa, mi Grazie, sto grazie dilettando a cercare a te. di riprendere le telecamere di Artemio e di Aronian. Una l'ho presa. E poi sistemiamo l'altra. È strano che sia bloccata dopo Re 3 perché non credo che sia il tipo di posizione dove Aronian dovrebbe spendere così tanto tempo, soprattutto con 5 minuti sull'orologio, non ha molto senso pensare troppo qui. La posizione è chiaramente vicina al tecnicamente vinto, ha diverse possibilità, normalmente ne scegli una e vai avanti. Io personalmente farei la semplice F5, penso, anche se si può pensare che Re D5 sia un'altra possibilità molto forte. Quindi una delle due, però tutto sommato sì, non spendi troppo tempo, fai una scelta e vai avanti, perché non è una posizione così critica. In questo caso si può fare una mossa abbastanza standard e poi dopo pensare di più quando c'è davvero qualcosa di importante da decidere. F5 a me sembra molto forte, su G4 torre C3. Se fa cavallo D3, facciamo B3, cominciamo a correre. Forse sono io che sottovaluto un po' le difficoltà, ma mi sembra molto grave per il bianco. Uno può anche dire: posso fare Re D5, evitando di cambiare un pedone con G4. Può essere. Comunque, davvero, non si spendono 5 minuti qui. Quindi, se riesce a fare un refresh in qualche modo, avremo qualche Ma notizia in più. Io la partita è aggiornata, vedo un rene 3 e un cavallo in E4. eh? Ah, ma aspetta, perché non sono più. Io sto mettendo a posto le telecamere e tu non sono più dentro e perciò a te non si muovono i pezzi. Perché le persone in Ah, diretta la ecco. vedono correttamente. Sei solo tu che non sei, hai ragione. Non ci ho pensato a Sono questa io. cosa. Esatto. Adesso fra un secondo Ah, ecco, ritorno. sì, infatti vedo che la posizione è completamente diversa adesso. Sì, infatti io non ti capivo, dicevo, ma io Esatto. vedo che mi sembra tutto normale. Dammi solo ancora un Sì. attimo che finisco di mettere a posto anche i nomi e ho finito. Ok. Giusto per curiosità, voglio vedere che mossa ha fatto, visto che Torre C2 è una mossa che non avevo neanche notato. Comunque ha detto ci ha messo 1 minuto e 20, che è un tempo abbastanza ragionevole. Nella posizione che vedo Ok, adesso c'è un cavallo in adesso ci B8 siamo. scacco. Adesso vedrai che torni a vedere le cose. Adesso torna tutto normale. Esatto. Allora, E non cavallo capisco B8 cosa sta scacco. succedendo. Secondo me porto sfortuna i giocatori in attacco perché l'ultima volta che sono stato qui, un paio di giorni fa, anche c'è stata una partita in cui si è salvato per poco con un cavallino che saltava in questo modo. Può essere che fosse sempre Artemiev, l'eroe. Ti ricordi un finale torre cavallo? No. Contro torre cavallo con la decisione di cambiare la torre No, o no. E senti, però può giocare Re niente. C8, no? Sì, ma su Re C8 Fa Re possiamo per E6. giocare. Fa Re per E6, Ah, no? è troppo lontano il cavallo? Cioè, su Re C8, se sono il bianco, faccio Re per E6. Adesso devi fare F4. F4. E adesso arriverò a prendere lo sto pedone o no? Cavallo C6, F3. Cavallo E7 Cavallo scacco, E7, Re Cavallo B7, F5. cavallo F5, È arrivato, dai. Sembrava F2 e impossibile, ma cavallo ci sono E3. arrivato. Hai visto che ce l'ho fatta? Però alla fine, adesso alle 3 ti sei beccato cavallo G4. La casa giusta è cavallo G3. Ah, questo è Eri quasi. vero. Hai ragione. Eri passato sull'ultimo. Ma su cavallo G3 non c'è cavallo E4? Ma Però scusa, il re bianco dov'è? scusami, però su Ah, cavallo il rene è G4. 6, quindi è a E posto, è infatti, ma eliminato volevo da dire, però cavallo io su C5, cavallo quindi. G4 non mangio il pedone, metto il cavallo in F1 e sono a posto. Hai ragione, pensavo il re fosse ancora in E5, mi sono sbagliato. Ottimo. Perché invece, se era allora la stessa cosa, se vado in G3, lui fa cavallo E4 e io faccio la stessa cosa, metto sempre il cavallo F1 e sono tranquillo. Certo. Avevo comunque una cosa intelligente da dire, che sarebbe che sul Re C8 la cosa migliore per il bianco non è andare a infilarsi in questa variante, anche se tu hai dimostrato che
la cavi e fare cavallo C6 indietro, così il nero non riesce a Certo, correre con anche il perché pedone, non minaccia arriva cavallo sulla per F2. sia cavallo per E6 che cavallo per F5. Dunque, re Esatto. C8 più semplice, tu dici faccio cavallo C6, voglio andare in D4 e poi attaccare tutti e due i pedoni. Eh Esatto, e mi preoccupo molto di meno. sì. Ha fatto re C8 Evocation partita, vediamo. dice che io sto, cerco di boicottarti, ma non è vero. Allora, ha mosso? Sì, ha fatto re C8 e ha fatto cavallo C6. Ah, boicottare me. Sì, dicono che voglio boicottare te, invece no, non è vero. È che tenere sempre insieme tutto non è mica facile. Cioè, seguire Sabino nelle sue analisi, le telecamere, la chat, è dura, è una vita dura. Allora, rifà cavallo B8, stavolta fa re C7, allora fa cavallo A6. Sì. Fare Sì, B6, adesso non è ragionevole aspettarsi che il nero riesca a fa vincere con cavallo carico. B4. Tra l'altro su cavallo B4 Re L'importante è non BC andare troppo spesso e con il fate sta cavallo. e fate sto dire su cavallo B4 Re B5 poi me lo mangio veramente il pedone 6. No, no, no. Io per principio di Lazzaronite, io voglio portare il cavallo vicino. No, Cavallo quello D3, ok. cavallo F4. Comunque lui si è Non ho mangiato il nessuna pedone voglia di 6. andare a contare i tempi, perché quando uno conta i tempi può sbagliarsi. Se hai un'alternativa più facile, giochi quella più facile. Infatti, mi aspetto che il pedone in E6 questa partita non verrà quasi neanche mangiato. E invece mi è stato mangiato. È stato mangiato, la mia E si previsione. vede che si è fidato del fatto che conta i tempi giusti. Va Ok. bene, questo è una ecco, va in H2, Sì, va. promuove cavallo, è la simpatia al potere. Ha promosso cavallo, se l'è fatto mangiare e finisce patta, perciò la partita fra Rognan e Artemiev. Un Aronian stranamente tranquillo che non si muove in otto direzioni diverse. Adesso ha addirittura acceso una lucina, adesso l'ha rispenta, così torniamo a vederlo nella penombra. Va bene, Probabilmente aspettiamo si sente l'inizio. poco bene, Ma sì, troppo fermo. troppo No, ma è fermo. strano in realtà che non abbia vinto questo finale. Mi Vuoi rivederlo da prima? aspettavo. Torniamo al punto in cui tu mi dicevi Non stanno giocando? Sì, dai. che non stanno Vediamo giocando, com'è tranquillo. terminata questa posizione. Per esempio, ho preso la 41esima mossa. Beh, sì, si starà mangiando le mani perché questo è davvero un vantaggio enorme. Eh sì. Il bianco c'ha perfino i Ok, pedoni vediamo cosa ha doppiati. fatto. Cavallo H2, B4. Ha fatto cavallo A2. Difficile da capire. Torre H6. B4. Torre per H5. Cavallo C3. Cambiare qui inaccettabile perché il pedone B per C3 poi Non la promuove. non lo ferma più ovviamente su cavallo per C3, B per Cavallo C3, B2. non lo ferma più. Cavallo B2, cavallo E4, cavallo per E4, re E3, torre C2, re, no, cavallo D3, torre per E2, re per E2, cavallo per G3, ma scusa, come ha fatto a non vincere questa? Re F3, cavallo per H5, re G4, cavallo F4, cioè. Ah, perché ha un problemino col pedone. Ma gli ha dato il pedone G5, non poteva giocare, scusa, F6. H4. Ah, per fare scambio, ha detto faccio F5, se mi mangi G5 mi mangio il pedone H3. Ha cambiato tanto materiale al volo. Forse ha valutato che questo fosse completamente vinto, che mi sembra comprensibile. No, infatti, però ha ripetuto due volte perché aveva un po' poco tempo, poi ha fatto cavallo F2, poi ha fatto cavallo E4, poi è andato Ma in questa non è chiara F4. perché non hai un modo chiaro di spingere i pedoni. È un po' deludente. Poi re E7 sembra molto logica perché vuol portare il re in F6, però c'è re E5 e adesso No, questo re questo bisogna riuscire a fargli decisamente scacco. Allora ha fatto cavallo F6, non cavallo G5. no. Non importa, in ogni caso comincia a Ah no, perché farti gli disperdere. fa. Eh sì, eh sì. E ha i pezzi messi male il nero, stranamente.
Cavallo No, re G5. sette è sicuramente Perché una volevo fare cavallo missione. F7. Però fa Capisco. scacco. Re F7. Sì, re F7 però più. E ora cavallo D4. E adesso mi mangia in F5. Il mio No, re re. troppo. Si può provare vita R7, però probabilmente è stato un po' sfortunato. Perché uno automaticamente pensa di vincere con due pedoni in più, sembrava molto logica. Sì, capisco. Fammi solo vedere una cosa, ma se invece di fare F5 scacco gioca F6, perché questo fatto del fatto F5 ha creato dei problemi nella casa E5, no? Che è rimasta bucata, no? Devi avere una risposta su H4. Su H4? Eh sì. E su A, ok. E se faccio cavallo D5? Lo vinco al H5. finale di pedoni. Cavallo Sì, H5 cavallo per B4. per D5. D5 e per D. E per D mangio in G5. Ci sarei. Mangio. Sì. Re per Re E5. Vincono entrambe. Vincono, no? Decisamente, sì. Sono tranquillo, non ho detto una stupidata, vince. Infatti no, mi sembrava. Dunque F6 era interessante. È vero, è vero. Non avevo visto cavallo D5. Forse hai ragione allora. Sì, questa è una versione sicuramente migliore. Un pedone ha più tanto materiale sulla scacchiera, quindi questo favorisce il nero. Ok, sì, forse questo è l'errore decisivo. Sì. Perché dopo sembra abbastanza tutto forzato, fa re per G5, ok, cosa fai? Non ti mangi il pedone H3, cavallo per H3, re H4, il Il pezzo re 7 è attaccato. abbastanza chiaro, re 7 magari non è giusto, però Forse non devi andare è in stato. F4 col cavallo? No, va bene, non importa, ho provato sia quello che portarlo in E4, non saprei. Domande difficili. No, forse stavo guardando cavallo G1. Sarà più o meno la stessa cosa, re G5. Re G5. Se faccio re E5. Allora, ci sei. Cavallo C6, re E4. E4. Sai che ho perso? Sì, questo è grave. E se fa cavallo D3 faccio Sì, però. re D4. D4, re D4, così non mi può dare ancora scacco. Intanto Ma senti, hanno cavallo cominciato l'altra c'era. partita, io mi sposto subito su quella perché vedo tutti i pedoni al centro. Allora, hanno giocato una spagnola con fin qui normale, alfile C5. C3, B5, alfile C2, D5, D4. Che posizione, Sabino? Subito. Eh sì. Comunque la partita di prima è vero che c'è un grosso discorso di lavoro teorico dietro, però dimostra ancora una volta che se c'è una debolezza di So è quando viene aggredito dal punto di vista dinamico. Perché l'abbiamo visto anche qualche volta contro Rajabov soffrire i giocatori che lo aggrediscono con posizioni molto dinamiche, molto aperte, magari con sacrifici. Però Però calcola molto bene, quindi. quello decisamente calcola molto bene, sì. Un saluto tanto a Gambetto d'Alfiere. Gambetto d'Alfiere, bel nome. Allora, D4. Questa l'hai mai Sì. vista, Che Sabino, sta posizione? cosa c'è? Come? L'hai mai vista questa posizione? Credo di sì, ma non ricordo.
Ok, D per E4, che mi sembra molto logica, cavallo per E5, cavallo per E5, D per C5, mi prendo la coppia degli alfieri, donna E7, alfiere Molto G5. Beh, bianco mi piace, il logica. bianco mi Iniziamo da piace già. cavallo. Il bianco ha due alfieri e sta minacciando un po' di cose. È il suo momento di mettere il nero in difficoltà. Sulla Sì. valutazione non sono sicuro, perché anche il nero sta giocando in maniera molto, molto logica, Forse comunque cavallo di 2 qui. decente. Può essere, sì, su cavallo di 2 pensavo a rocco lungo. Wow. Donna tipo donna E2. Donna E2, sì. E questa è una posizione sicuramente critica dove bisogna pensare. Sì. Nero ha delle possibilità, può fare H6, può fare Cal F3, può fare cavallo D3, Forse può anche fare donna per donna per C5. C5. Esatto. Sì. Forse anche donna per C5. Posizione molto interessante, altrettanto sbilanciata. Quanto stanno? Hai ragione, mi hai fatto ritornare in mente che devo mettere i punteggi. Allora, stanno 1 a 0 per Liam Le Quang e devo anche cambiare le telecamere. Che ogni tanto mi appassiono in queste analisi con Sabino e poi mi dimentico tutto il resto. Posizione che ha tantissimo. Cavallo di 2 a rocco lungo. Donna E2, donna per C5. Alfiere per F6, G per F6. La struttura del nero apparentemente è debole, molto rovinata, ma c'è la colonna G aperta. E questo può essere molto facilmente un problema. Alfiere per E4 è ragionevole. Alfiere per E4, cavallo per E4, donna C6. Comunque il bianco è un bel cavallo centralizzato. Probabilmente oggettivamente il bianco sta bene. Sì, torre D1, cavallo G3 come idea in quella posizione finale. La casa F5 è debole. Probabilmente vale più in una partita lampo che in una partita seria di questo livello. Comunque una partita rapida è già abbastanza seria, abbiamo visto un livello di gioco piuttosto alto da parte dei giocatori. Bene, quindi ho esagerato sicuramente. Quindi cavallo di 2 è una mossa importante. Speriamo che la giochino così ci mostra cosa bisogna fare. Arrocco lungo, donna E2. È molto inchiodato il cavallo F6, quindi È è molto molto inchiodato, sì. difficile. C'è una cavallo ED7, magari, per senso. Però ho un po' di paura che alla fine il bianco mi faccia B4 e i miei cavalli non abbiano una destinazione. Anche se qui c'è donna E5. Quindi cavallo ED7 in quella posizione potrebbe essere interessante. Ok, ho Comunque, non abbiamo inserito idea. anche i punteggi. Ok. Ah, non è che di nuovo tu hai cambiato finestra e io sono rimasto in una posizione diversa dalla sua? È probabile. È molto probabile, sì, è successo di tutto. Cavallo di 2 Ma l'ha fatta, tu arrocco lungo, donna E2. devi tenere aperto anche Twitch col volume spento in modo tale che quando io faccio queste operazioni sulle telecamere, queste cose, al limite ti sposti un filino un attimo di lì. Perché Sì. purtroppo evidentemente non lo fa sempre. Evidentemente oggi, appena io non sto dentro nella schermata, no, si frizza. E solo per te, gli spettatori vedono uguale. Ok, torno lì e infatti un po' di cose sono successe. Allora, è successo che Siamo il vicini, bianco ha dai, ha giocato fatto cavallo. cavallo di 5. Il bianco ha fatto cavallo di 2, il nero ha fatto la tua rocco lungo, il bianco ha fatto la mia donna E2 e il nero ha giocato la tua cavallo di 3 e il bianco ha giocato a 4. L'avevo detta come possibilità, ma non l'avevo approfondita. Avevo pensato donna per C5 e cavallo D7.
Io A4, sono materialisticamente avrei contento. fatto prima B4 e poi A4, però La stessa effettivamente lui... cosa che ho pensato. Sì, eh? Sì, perché abbiamo due pedoni in presa. Sì. E poi Però insomma... ha senso quello che sta facendo, aprire la colonna A è una priorità per il bianco. Certo. Comunque anche B4 non faceva schifo, Assurdo, perché sì, no, non fa schifo sicuramente. eh. Forse Infatti per H6 col quello a me non nero. piaceva molto cavallo di 3, non vedo come si va a continuare l'iniziativa con cavallo di 3, per quello non mi era... Ah, io avrei Però giocato donna per evidentemente. C, avrei giocato donna per C5. Perché il bianco non ha mangiato con alfiere per D3? Non ha mangiato con alfiere per D3, perché se gioca alfiere per D3, e ovviamente il nero non prende di pedone perché perderebbe la donna. Però può fare torre per D3. E adesso il nero prepara torre di 8 e gli hai regalato la coppia degli alfieri e un tempo per raddoppiare le torri. Dunque, così non sembra essere la mossa migliore. Sì, non è quella più critica, Non sicuro. è quella più critica, no. Ok, su A4 è arrivata donna E5. Penso che anche su B4 questa sarebbe stata la reazione del nero. E ora dobbiamo chiederci, vogliamo giocare alfiere per F6 oppure vogliamo giocare alfiere E3? Esatto, qui abbiamo di solito il classico è tre alternative. Qui diciamo due alternative: o mangio in F6 o gioco alfiere 3. Altre mosse non ne vedo. Ho dato Possiamo un'occhiata per leggere altro, però B5, però mi sembra un po' eccessiva per B5. sembra un po'. A per È B5, donna giocabile. per G5, B per A6, C6. No, alfiere A8. no. No, aspetta, C6, non C6. C6, ok, hai ragione, questa è già più forte. Alfiere A8. Torre No, 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 per no. A6. Aspetta, 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 piano, piano, piano. Non alfiere 8. C'è cavallo F4. Sembra forte. Tra l'altro è con Eh sì. scacco, perciò non posso neanche giocare cavallo per E4 perché è con scacco, dunque perdo la donna. Sì, ma io volevo fare donna per G2. Ancora più grossa. Qui però perde la partita il bianco, per cosa fa? Vabbè, Poco comincia a finita. mangiare in B7. Diciamo che il nero fa re B8. Esatto, e abbandona. E adesso il bianco abbandona. Perché è imparabile donna per G2 oppure cavallo per E2. Quindi sacrificare l'alfiere è un po' troppo. È un po' troppo. Comunque ha fatto alfiere 3, che era la mossa che effettivamente sembrava più probabile. Su alfiere per F6 importante il nero mangia col pedone G. Non è importante la struttura di pedoni, è importante che E4 rimane difeso e che la colonna G viene aperta. Sì. Qui un arrivo di una torre in futuro in G8, la donna in E5 è difesa, la donna continua a essere ben centralizzata, controlla tantissime cose e il pedone in C8. E4 e il pedone in E4 è difeso. Quindi alfiere 3. Mossa Ci molto tranquilla. chiedeva Bianca K84 se invece di alfiere 3 donna E3. Forse è una donna molto instabile su cavallo G4. Eh sì, cavallo Non G4 è sappiamo per come. fastidiosa. Adesso minaccia donna per H2 e minaccia cavallo per E3. E minaccia donna per G5 anche. Ok, E la donna minaccia si è donna per spostata. G5 perché alla fine donna G3 parerebbe entrambe le minacce, ma c'è donna per G5. Diciamo che prova a rifarsi con H3, però c'è donna per D2. Donna per G4 scacco, re B8, il nero ha un pezzo in più. Sì. Eh sì. Dunque, alfiere 3 è la migliore. Poi anche diciamo che come armonia dei pezzi, la donna deve stare più sulle case chiare, che lavora bene con l'alfiere che sta sulle case scure.
metterle tutte e due sulla stessa linea di colore armonicamente non sta bene. Una Intanto posizione molto un complicata. saluto a Paulus e un saluto anche a Febimor che non è ancora arrivato, ma tanto non lo saluto quando arriva perché lui vuole così e dunque posso anche non salutarlo prima che arriva. Giusto. Un'idea per il nero qui H5. Ok. Attenzione, stiamo cercando di fare un'iniziativa. Voglio fare Cavallo cavallo G4, G4. l'idea è cavallo G4. Ok, col bianco. Scusami, diciamo che mangio in B5, su questo non ci sono dubbi, credo. Mi Tu vuoi fare cavallo G4? permetti di cavallo G4? Ti permetto cavallo G4, vero? E adesso? Se faccio una minaccia, in teoria dovresti cercare di dare la mia minaccia. Cioè, se faccio Non è G3, necessario, sono finita, però. se Sì, faccio. però mi hai lasciato catturare in E3, che non Ti era lascio, tu scontato. mangi in E3, io mangio di donna Comunque, e mi hai adesso riprendi in messo un cavallo. B5. Per esempio, oppure potevo riprendere subito, se, perché magari su cavallo per E3 c'è un. Non credo, però. Ok. C'è C2 anche in presa. Allora non mangi Cioè, mi hai B5. permesso cavallo C4, che non era per niente scontata. Io mi Certo, aspettavo H3. non mangi. Sì, però mi fa un po' paura H3. Sì, ho ottenuto qualcosina facendo H5, però cavallo G4 non posso più farlo. O Però, forse scusa, posso. poi domanda, ma non puoi farla lo stesso? E su H per fai H per? Presa più, sono preso il cacco. Ah, giusto, perché c'è questo. F5. Sono G3. Donna G3. E ancora. F4, donna G4. F4, donna G4. B8. Re B8. E ora Abbiamo alfiere sacrificato D4. un pezzo, ma c'è un di 4, ma non è finita ancora. Non finisce Non mai sta saprei linea. come. Sì, è un gioco difficile. Donna E7, suppongo. Sì, il Il nero, bianco visto che ha pezzo. mangiato, potrebbe anche ridare e giocare torre per D4. No, è il bianco che ha mangiato pezzo. Stai Ah, giusto, sacrificando altro scusami, materiale. è vero. Mi ricordavo che c'era qualcuno, non ho contato i pezzi. Mi ricordavo che c'era qualcuno che aveva Qualcuno dato. che. Ma se fa torre per D4 è sempre lo stesso che dà. E questo non è di solito a scacchi tanto buono, a meno che non dai matto. Ok, No, torniamo un non è attimo sempre. alla partita perché allora, senti, Ok. è stata giocata H5 La e il faccio. bianco ha fatto A per B5. Ti ho ascoltato. Mi ha ascoltato. Poi se perde vuol dire Ma che sì, ho io non mi fatto assumo responsabilità. sì. Paulus dice che a un certo punto c'era donna H2 con matto in una, ma mi sembra di no. È No, possibile. era impossibile perché su cavallo G4 abbiamo fatto G3 e su H3 cavallo G4 abbiamo mangiato il cavallo. Dunque mi sa che ti sei confuso, Paulus. G3 è quella che abbiamo visto prima e adesso arriverà probabilmente il cavallo per E3. Sì, quantomeno cavallo per E3 è quella che ho giocato io, però non è necessariamente l'unica Senti, mossa ma mi sta possibile. venendo una crazy idea. Cavallo per H2, re per H2, H4. Rangi 2, evito lo scacco doppio. Non Ok. sono convinto. Un po' troppo, eh. Mangio in G3. F per G3. F per G3. Non vedo il matto. Non vedo il matto neanche io. Oh, diciamo che abbiamo esagerato. Ok. Siamo sul Se vuoi farla, posizionale e puoi dunque continuare candidata con numero 1, F5. cavallo per E3, appena eseguita la scacchiera. Comunque Sì. posizione molto complicata, molto divertente. Comunque ne stiamo anche indovinando tante, hai visto? Sì. Non tutte, però. Sì. Allora, Ma cavallo per soddisfatto E3 è di fare il arrivata. nostro. Vabbè, qui. Che non è scontato, anche mangiare con l'F potrebbe essere possibile, però un po' Sì, sorprendente. però insomma, non è che mi piaccia molto con il bianco mangiare di F. No, dai, non mi Anche se convince. Secondo me mangia di donna.
Ma meno convincere l'una dell'altra, quindi ha fatto Ha B per preso in A6. A6, Sabino, ha preso in A6. Io l'avevo detta molto brevemente e ho anche detto ma c'è C2 in presa. E l'ho chiusa lì. Riapriamola. Esatto, e l'hai chiusa lì. E l'hai chiusa. Sì, riapriamola. Evidentemente. Allora, cavallo per C2, mangia in B7 con scacco. Diciamo re per B7. E ora? Perché si può fare col bianco donna per E4 scacco, però poi hai due pedoni per un pezzo. Anzi, poi perdi anche la Anche torre A1, perciò non va bene. No. due possibilità sono cavallo C4 oppure spostare la torre tipo in A4. C4 in realtà ha senso. Cavallo Donna per C4, C5, cavallo A5 intermedia. donna per C5, cavallo A5 intermedia. Adesso dobbiamo scegliere il posto dove mettere il re, o B8 o C8. Sì, no, non è divertente. Direi più forse C8. C8. Sì, direi più C8. Vado dove ho più possibilità per scappare se avessi bisogno. Donna per C2, più che altro volevo spostarmi da donna B3 scacco. Donna per C2. Dunque il nero, il bianco recupera il materiale. E3. E qui, esatto, sta. Me la devi far dire a me. Scusami. No, sto scherzando. E3 decisamente. Perché sono adesso voglio attivarmi un pochettino anch'io. Comunque, se i nostri spettatori sono scoraggiati, queste varianti sono davvero impossibili da calcolare. Sì, cioè soprattutto sono impossibile da decidere come finirà perché ci sono così Sì, tante mosse e erano. intermedie. Per esempio qui è finita che su re per B7, ah sì, è andata per ora come abbiamo detto noi, no? Sì. Però, Sì. sai, noi diciamo, non siamo sicuri, ma tu torniamo indietro. Questi che stanno giocando hanno una cosa difficilissima da fare perché, tra l'altro, vogliono vincere, quindi non è che fanno una mossa a caso. Noi possiamo anche Certo, dire, vabbè, la impresa sì, non ogni succede tanto noi niente, quando c'è una ma linea che alla se non fine esatto, arriviamo in ma fondo e non ci piace, diciamo vabbè, torniamo a quel punto là. Assolutamente. cambiamo, non succede niente. Devono prendere decisioni sotto stress senza avere una conclusione chiara, normalmente, penso, e in una posizione piuttosto assurda. Comunque, Quindi, magari complimenti. poi gli Le Quang perderà lo stesso, però secondo me è il modo giusto per affrontare su. Poi è così forte che si può perdere lo stesso, però meglio così Beh, lui che. sta giocando. Sì, sta giocando la sua partita assolutamente senza nessun tipo di timore. Sì, penso che sì, so sicuramente un pochino il favorito, ma non tantissimo. Stiamo parlando comunque di un giocatore Beh, di classe assoluta. ieri però l'ha abbastanza terminato, due volte in H6 e due volte su quella linea là, no? Bene, si può perdere. No, ma è chiaro, certo. Poi, sai, ogni giorno è diverso, perciò magari ci sono tante cose. Magari ieri gli Le Quang non era la sua giornata migliore, c'aveva mal di testa e noi non lo sappiamo. Poi magari quella linea non è stata una buona idea perché solo la gioca molto bene, lui la gioca un po' meno bene. Adesso cambiando linea, magari senza il mal di testa le cose cambiano, no? Certo. Poi sai, c'è anche la fortuna che gioca il suo ruolo. Soprattutto se entri in una posizione così, tutto è possibile. Ci dice Mad Carl, se So vince la tappa arriva vicino a Carsten in classifica generale? Assolutamente sì, perché So è numero 2 in classifica, poi dopo andremo a recuperare quanti punti hanno. E se So vince la tappa arriva molto vicino a Carsten. Intanto So e Carsten sono già qualificati per la finale di San Francisco. Quindi la classifica è importante, perdona la mia ignoranza. Beh, per i soldi sicuramente sì. Sai che, che sono, ogni torneo che fai, essendo un circuito a tappe, in base al Sì? piazzamento guadagni dei punti, no? Sì. I punti ti servono sia per qualificarti per la finale, sia per vincere l'intero tour. Cioè, ci sono dei Ok, ah, giocatori che non che. viene alla finale? Scusami? Cioè, la finale non stabilisce la classifica assoluta, non ho No, controllato il regolamento. no. La Ah. finale mette in palio altri 300.000 dollari, ma non è che se vinci Ah, la è solo finale l'ultima hai vinto il tour. tappa.
vince il tour chi ha fatto più punti di tutti. Poi incidentalmente cosa succede? Cioè, mettiamo che non vincano la finale né So né Carsen. E credo che gli altri siano in una condizione tale per cui anche vincendo l'ultima tappa non vincerebbero il tour uguale. Ho capito. Sì. Adesso poi No, non so, pensavo magari fosse. il terzo che vince sia la nona tappa che la decima tappa forse può ancora vincere il tour, però in conclusione stiamo parlando di cose quasi irrealistiche, perché cosa non, il, mi ricordo bene che fra il terzo e i primi due c'è molto distacco, perché So è stato sempre molto vicino a Carsten, gli altri si sono un po' alternati, no? Prima c'è stato un inizio di Dubov, poi è scomparso, poi, cioè, poi andiamo, adesso vado a recuperare la classifica, però c'è veramente È tanto difficile distacco fra i essere primi due e gli altri. costanti nei risultati Sì, a questo So arriva sempre almeno in semifinale. punto. Perdonami che ti interrompo, abbiamo una grande notizia, questa C6 intermedia. C6 intermedia, noi provavamo cavallo C4, invece loro hanno giocato loro, cioè Wesley So ha giocato C6. C6 è una gran bella mossa. Però il re deve andare in una casa. Non può andare indietro, C8 è matto in una, torre 8, in B8 è messo malissimo il re, brutta casa, è molto bloccato, quindi basta una torre in 8, basta pochissimo per prendere matto, re D6 c'è un doppio, quindi avrete capito la mia conclusione che bisogna assolutamente mangiare in C6, ma il re è sicuramente in C6 nascosto. Se ora si gioca esattamente la stessa linea con cavallo C4, tempo sulla donna, e cavallo A5, il re è molto più esposto. Non può andare in C8, che era una casa sicura, quindi questo è un problema. È sicuramente spiacevole. E sì, queste sono quelle intermedie silenziose che facilmente possono scappare e cambiare una partita. Non Quando è detto che succede, sia decisivo. Sabino, metta che sei alle Olimpiadi e ti giocano C6, è una doccia fredda, no? Sì. Cioè, per 30 secondi improvvisamente ti senti così, come Non è se ti. quella sensazione. Non è una bella sensazione. Ti, è come se ti avessero piantato un pugnale nella schiena, alla base della spina dorsale, improvvisamente. Di solito in questi casi hai subito la sensazione che hai perso, oppure dici no, aspetta, mi metto a calcolare, forse c'è ancora qualche cosa, vediamo, ma. Cioè, non si abbandonano solo per l'avversario fatto C6. No, ma non Molto dico spesso si abbandonare, finisce dico per a livello di abbandonare sensazione. perché, no, a livello di sensazione, chiaro, non è piacevole, hai quel momento di scompenso, però devi fartelo passare, vai avanti. E cerchi di stare il più razionale possibile, no? Sì, fai il possibile per dire, va bene, la posizione è questa, adesso che faccio? Certo. Poi non sempre è possibile, perché questo tipo di mosse, quando ti sfuggono, possono essere molto gravi. Comunque, non è davvero un momento di entrare in panico con il nero. Re per C6 va giocata. Dopodiché, il bianco deve dimostrare il suo punto di vista. Sta Chiaro. pensando. Questo mi sorprende. Forse hai cambiato finestra tu? Ovviamente Ovviamente sì. Comunque sì. sta Infatti, ha pensando. fatto Comunque sta cavallo C4 pensando. e donna. Sì, Ha cavallo fatto A5. cavallo C4, donna D5 e cavallo A5 scacco. Posso spiegare perché ha fatto donna D5? Il motivo è di difendere il pedone 4. È importante mantenere la colonna D chiusa in questo momento, anche perché mi aspetterei re D7 qui. La Evacuando posizione non è chiara. alla grandissima il re. Se il re riesce ad arrivare in F8, poi è tranquillo. Sì, non sono sicuro che voglio davvero spendere così tanto tempo per passeggiare con il re. In realtà quello che voglio fare è H4 e creare controgioco. Alla fine non sono l'unico con il re debole. Se riesco a creare del controgioco con un cavallo in D3 bello solido, non è detto che il re nero sia il re peggiore. Quindi le Mi cose piace non il tuo sono così ottimismo, chiare. Sabino. Zitto. Ma che vada a sbaglio. Ok, allora. Come vedi, mi sono già ripreso da ciò di aver mancato F6.
Il coraggio è già tornato e sono di nuovo pronto a avventure strane. Un'altra cosa che posso provare è per sk 4 c'è donna 4 scacco, che può essere un'idea interessante. Posso molto ambizioso e fare torre. Torre, scusami. Torre 6. E vedo Allora, è intanto arrivata torre donna 8 per sulla. C2 e torre 8. Torre 8 serve a inchiodare sulla colonna A e quindi assicurarsi qualche cambio. È una mossa, sì, tranquilla, più sul tecnico, Sì, ragazzi, in mira più su. conclusione, mi avete più volte fatto questa domanda. Quando io esco dal programma di gestione della partita, non sempre la scacchiera si aggiorna automaticamente e finisce che si aggiorna solo quando io ci rientro. Il problema è che io non sempre posso stare lì dentro perché devo anche gestire il programma che aggiorna invece tutto il resto, no? E perciò comunque la devo tenere d'occhio nella scacchierina più piccola, in quella live. E in modo tale che se vedo che è cambiato qualcosa nella scacchiera piccola, poi rientro e a quel punto si aggiorna anche la scacchiera grande. In pratica vi toccherà avere un po' di pazienza ogni tanto. Torre 8 è una mossa sicuramente Ah, decente, interessante, per corretta. esempio adesso si è aggiornata da sola, ha giocato torre A4 correttamente e siamo in linea fra scacchiera grande e scacchiera piccola. Realtà no, io non la vedo. Tu sei un discorso a parte, Sabino. Io sono un discorso a parte. Ah, perché anche loro stanno avendo problemi. Sì, in un paio di casi l'hanno Torre avuto anche 4. loro, ma tu peggio. Adesso la vedo anche io. Bella mossa, minaccia torre D4. Eh sì. No, Sembra lecito suggerire C5 al nero. Comunque non... mi ha fatto re piaceva di più la C8, mia. però C5 mi faceva un po' paura, togliere anche il pedone C. Io non ho paura di niente, soprattutto quando giocano gli altri. Un re C8 mi piace di più, mi sembra più sicura. Però a me piaceva tantissimo torre H6 per mettere il re F8. Ok. L'emozione di fare torre H6 giocando contro Sow deve essere Sono d'accordo una di con quelle cose. Ti senti un grande con torre H6. te. Vedere tutto Assolutamente. possibile considerata, perché non si può vedere tutto in posizioni di questo tipo. Poi magari anche cattivo. No, ci stiamo divertendo, dai. La cosa Indubbiamente. bella di questo è che anche se non capiamo esattamente quello che succede, comunque sta succedendo qualcosa, gli scacchi sono belli. A questo punto, come continuiamo? Cavallo C4 mi sembra molto normale. Quindi, la prima cosa che mi viene in mente, la seconda sicuramente E così è torre stato perché, e così è stato A1. perché è seguita. Minaccia cavallo B6, mi È sto arrivata a cavallo chiedendo. C4, il nero ha fatto H4 come proponevi tu, il bianco ha giocato donna B3. Ma io la proponevo cavallo C4, quindi non è colpa mia. Idea ovviamente Non mi cavallo assumo. B6 scacco e guadagnare la donna visto che è uno scacco di scoperta. Torre D8 non funziona. Perché anche se difende la donna, comunque cavallo B6. C per B6, donna per D5, cambio, torre per D5, torre per A8, è rimasta una torre sospesa. Eh sì. Quindi torre D8 no, torre per A4 no. Spostiamo la donna in C6. Donna B7? Donna B7, sì, può essere, oppure donna C6. Sono due Esatto, mosse donna B7 è un normali. po' più, donna B7 è un po' più coniglietto, donna C6 è un po' più warrior. Dunque, Esatto, quindi the rabbit probabilmente giocherà move dopo. o the warrior move, ma lui gioca re D8 indomito. Indomito Indomito. come William Wallace nel film di Mel Gibson. Ok, adesso se ti faccio torre F1, ti sembri ancora molto indomito? Non lo so. Io avrei giocato la mossa Ovviamente del coniglietto donna tu B7.
Io avrei giocato la mossa del coniglietto Donna B7, lui ha giocato Re D8, cosa vuoi che ti dica? Ma Donna G5, insomma, portare la donna lontano. Prima cosa c'è il discorso dei tempi, perché qui ogni tempo è fondamentale. E secondo, portare la donna lontano dal centro e dal proprio re fa un po' paura. No, Non ho capito di cosa stai parlando. ci proponevano donna G5. Ah, c'è Gambetto la d'alfiere torre anche. ha apprezzato la mia rabbit move. Che tra l'altro è proprio dall'italiano, perché in inglese non usano rabbit, al massimo forse usano più chicken che non rabbit. Ok, So sta pensando a 4 minuti contro i 2 di... Possibilità. Improvvisamente torre F1, però ho anche notato, un po' tardino, che F2 rimane in presa. Quindi nero può fare qualcosa tipo donna F5 a sorpresa, o donna C5, non so quale delle due, e F2 è sotto attacco. Ma invece col bianco cambiare in A8 e obbligare il nero a piazzare la donna in A8, che mi sembra abbastanza fuori gioco. E puoi fare cavallo 3 e continuare così. Esatto. Cioè io volevo fare un approccio Noioso. di questo Volevo tipo. fare cose spettacolari. Sì, questa è Esatto. la cosa normale. Ecco. Cavallo 3, sì. Ovviamente anche quella che farà, però. Stavo cercando qualche più E come. quella che farà, aspetta, ha giocato invece torre FA1. È seguita Ok. torre per A4, donna per A4. Però non mi sembrava particolarmente chiara, in particolare dicevo donna F5 come possibilità, anche se io pensavo più a torre per A4 che donna per Su torre F1 tu dicevi A4. No, prima il cambio, quel cambio e beh, avrebbe cambio per senso. forza, infatti. E adesso dici donna F5. Invece fa re E7. In questa Su donna fase non le abbiamo F5. esattamente azzeccate tantissime, Ci sono troppe mosse, eh? è Ci sono troppe impossibile. Questa è mosse, una questo è fase. vero. Questo è vero. Cioè, è un po' difficile questa. Ok, qui donna E6. Spariamo donna E6. Ma sì, dai. Sì, in questa fase. Però è anche il tipo di fase in cui si accende il motore, probabilmente, punti domanda più o meno tutte le mosse che hanno giocato. Assolutamente. Quindi possiamo dire che noi sapevamo molto più di loro. Assolutamente. No, Cioè, non c'è a punti dubbio, di è una di quelle posizioni complicatissime dove si accende, anche perché qui c'è un orizzonte molto lungo, perciò il motore quando lo accendi vede delle cose che per un umano sono impossibili. motore che è impressionante. C'è tanta tattica, ci sono varianti che può concludere. Sì. E poi Quarto. non è che ci sono il motore è fortissimo, perché non è che qui ci sono dei principi posizionali, in alcuni momenti qualche cosa c'è, però non sempre sono la cosa più importante, dunque dove appoggiarti è poco, no? Devi veramente fare un'analisi concreta e poi andare un po' anche a buon senso e dire mi piace questa mossa qui, l'analisi concreta è questa, la faccio. Comunque, la conclusione è che è molto meglio giocare con un range 1 che con un re a spasso sulla scacchiera. Proprio Sì, la conclusione quello sono d'accordo. didattica, diciamo. Quindi la valutazione deve essere chiaramente che il bianco è in vantaggio. Però dimostrarlo non è facile. Donna di No, 4 è infatti molto adesso per esempio importante. il nero è riuscito a fare torre di 8, stavo dicendo se riuscisse a fare F8, ma non riesce perché adesso gli fa donna per G7, non solo perde un pedone, ma si dimentica di fare, ma non può più fare F8, però ha cavallo E5 e vuole piazzare un cavallo in F3. Comunque doveva impedire cavallo di 5 scacco. Cavallo 5. Torna sulla finestra quella per me, per favore. Ehi, porca miseria, devo fare una cosa, non riesco Sì, mai perché ogni volta che va. Donna G5 scacco, va bene. vabbè, ma in questa fase ci sono troppe mosse, stanno giocando troppo velocemente. Re Se non... E8. Re 8. Qui il bianco potrebbe anche provare donna per H4.
No, c'è il Ah doppio no, occhio. scusami, cosa sto dicendo? Cos'è? Donna per Appena arrivo. H4 c'è il doppio in F3 e tutti a casa. Dunque, re Sempre 8. troppo presto per scacchi. Donna K5 giocata. Mossa furba, si toglie dal doppio e continua a pensare di fare cavallo F5. Fare cavallo F3 o non Sì, fare cavallo F3? un cavallo F3 direi che invece fa H3. H3, esatto. Questa era la mia, volevo farla anche io, giuro. Perché vuoi sigillare il re del bianco e a questo punto anche Cavallo sigilli anche la torre in A1 che non F3. può più essere usata, no? Sì, cavallo F3. H1, donna 2, funziona? Magari non... No, perché c'è donna H8, poi donna per D8 e poi torre per A2. Ecco, ti dico Meglio, da certo do, donna meglio migliore. donna B3 che minaccia torre D1 o donna D1. Invece, per far vedere i Eh nostri sì. spettatori, Sabino che fa gli scherzetti, donna A2, c'è donna H8, re. Qui forse c'è anche torre D1, però voglio dire, andando in semplicità, donna per D8, re per D8 e torre per A2. Già. Donna B3 Donna per H3? infatti sto dicendo, ma se faccio donna No. per H3 riesco a scappare? No, che non scappi, ha Però alla fine perso. mi becco cavallo Ah, ha fatto E1, prima scacchi in H8. Prima alla scacchi in H8, da ok. scacco in H8. Da scacco in H8 e poi Bel mangio fatto. H3. Poi H3, ok. Sì, 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 Allora va sì. bene. E così è infatti andata. Ha dato scacco in H8, re D7 e mangia H3. Donna per B2. Adesso il bianco ha uno scacco di scoperta, volendo, Sì, oppure oppure ha uno scacco in D1. attenzione che su torre di 1 può fare il re c6. Intanto ringraziamo Quindi Tea che sta facendo un raid insieme a altri 179 utenti. Grande Tea. Grazie per essere tornata con noi, ci manchi tanto e siamo contenti che sei venuta qui a trovarci. Molto interessante intanto questa posizione. Senti, ma Sabino, ma quante mosse ha fatto il re nero in giro per la scacchiera? Poi e alla quante ne fine, farà ancora? Re esatto, alla certo. fine le contiamo, no? Scacco, Eh sì. scacco e su fa re G2 e adesso su donna G1 scappa in H3, donna per H2. Poi la donna in H6 è difesa e perciò può scappare in G4. Wow. Dunque, che partita, ragazzi. Veramente una partita ai limiti del paranormale. Paulus Peccato che è ci quasi dice che finita. potrebbe anche abbandonare. Effettivamente, il nero ha una torre in meno. È ovvio che se non riesce a riguadagnare materiale o dare matto, sicuramente abbandona. Però con 3 minuti non si abbandona, è il Però Sabino, momento. che è il solito gatto tignoso, no, ci dice che non si abbandona con 3 minuti. Non si abbandona. Non si abbandona con tre Si è minuti. durata poco, però non ancora. C'è ancora qualche tipo da tirare. Cioè... Comunque il bianco adesso deve prendere una decisione per chiudere la partita. Sì, E... deve prendere, Questa è sono possibile. d'accordo, deve prendere una decisione per chiudere la partita. Il nero minaccia donna per H2. Sì. Che comunque è una minaccia fino a un certo punto. Minaccia un greco. Esatto, forse donna F4 o anche donna E3. Forse. Sì, penso che ci siano diverse mosse che portano alla vittoria, però... Le prime due che mi vengono sono donna F4 e donna E3. Sì, donna 3, occhio perché donna per H2, RG4, cavallo E5. Esatto, mettere la donna mi piace più donna F4, mi sembra più spontanea. La faccio io, non è la mossa eseguita alla Comunque, scacchiera. cercare Ma di fare sull'altro lato. a me sembra che questa donna per H2, re G4, altri scacchi non ne vedo. Donne 2, Donna continuiamo a fare casino. E2 difende 4 e prepara uno scacco di scoperta. Fastidiosamente il bianco non ha case dove scappare. Sì, però c'è cavallo di 6 che mi sembra abbastanza Senti, è arrivata donna F4, promettente. Sabino.
Ah, ha E fatto la il prova nero di ha lingua. fatto cavallo G1. Ah. Ok, però dopo re G4 Donne 2. Che e vergogna. dopo donna E2, ok, donna E2, ma re G5. Cavallo H3 doppio. Ah, hai ragione. Signori, è finita patta probabilmente. Cioè, ha Cavallo preso lo G1 l'ha stesso trucco mancata. che ho preso io. Sì, Ha preso lo stesso trucco che però ho preso io. a essere onesti, fino a quando ha fatto cavallo G1 non l'avevo vista, quindi sei un po' perdonato. Lui meno, sicuramente, lui meno, anche perché era chiaramente vinta la posizione, chiaramente donna F4 non doveva essere una candidata tra le prime. Però non l'avevi vista neanche tu, Brutto cavallo errore. G1, eh. No, no, non avevo capito perché, però sai quando uno ha l'intuizione che dice mi suona strana. Per me era donna K8 la candidata, era importante. Poi magari è sbagliata, però. Per me era importante andare ad attaccare il re. Grande Sai, qualche volta. Liam che riesce a salvare con un trucco da caffè, con una giocata disperata, con una rovesciata all'incrocio, riesce a salvare una posizione che sembrava strapersa, non persa, strapersa. Bellissima partita comunque, sono successe tantissime cose. Fammi una cortesia. Dietro Sì. dovevo Torniamo a aver suggerito vedere. Torre. No, Scusami. voglio solo che mi accendi il motore per dirmi se avevo ragione oppure torto. Aspetta, però prima del motore, vediamo un secondo in Sì. questa posizione al posto di donna F4. Vi ricordiamo Come sempre si che diceva? l'avete anche capito dal mio errore finale, che noi non usiamo i motori. E io ho proposto donna E3 o donna F4. Sabino mi ha detto, Ok, donna io. E3 non mi suona tanto. Donna F4 sembrava una buona mossa, ma non avevo visto cavallo G1. Re G4, donna E2, io volevo andare allegramente in G5, ma non ci posso andare perché c'è cavallo H3, prendo il doppio e perdo. Dunque, sono costretto col re ad andare in H4, il nero mangia in H2 come ha fatto in partita, di nuovo non posso andare in G5 perché c'è cavallo F3 e prendo il doppio, devo andare in G4, donna E2, patta. Incredibile, vediamo che cosa si poteva fare al posto di donna F4. Allora, Sabino ha proposto donna H8 Donna della K8. serie, se non mi dai matto tu, ti do matto io. Esatto. Perché vuole giocare torre B8. È la mia logica che io ho una torre di più, quindi ho più tante buone ragioni per darti matto. A questo punto il bianco non è che può fare mille cose. Donna per H2, scusate, il nero non è che può fare mille cose. Donna per H2, re G4. E ora, unico scacco perché questa volta donna E2 non è possibile. Questa è la differenza rispetto a prima perché arriva a torre B8 scacco. E poi dovunque vada il re arriveranno tanti altri scacchi e il bianco vincerà. E dunque, su re G4. Che fare? Nulla, perché cavallo E5 non si può fare e donna H8 sembra la linea vincente. Sì, puoi considerare un cavallo G1 qui, Puoi consigliare un RG4. cavallo G1, re G4, mi allontano il più possibile da questo cavallo. Donna E2 o F3 non vedo grandi differenze perché in entrambi i casi vado in G5. Su F6 Forse. posso fare di tutto, Sempre. compreso Re G6, andare ancora più No, no, io lontano. mangio, mangio. Ma Sempre Sabino, come al mangiando. solito, che è tremendo, si mangia anche il pedone F6. Va bene, dunque, donna H8 vince, donna F4 patta, donna E3, vediamo, donna E3, donna per H2, Re G4. Questa eliminava donna E2, eh. Sì, l'unico trucco stavo cercando di farti un cavallo E5, Un così cavallo non si va. E5, esatto, cavallo Si vince. E5. Allora non mi puoi dare scacco in H6, perciò io faccio re F4. E adesso se mi fai cavallo D3 ti sacrifico la torre. E se fai cavallo G6 mangio in E4. Mi dai scacco in G2 o in C2.
in C2, diciamo. E a questo punto faccio Importante un prezzo donna D3, particolare. donna A4 scacco, faccio cavallo D4 che toglie e dovrei aver chiuso le ostilità. Va bene, andiamo a scoprire che cosa, non vi so dirvi, se accendiamo il motore dalla decima mossa, vista questa partita, succederà di tutto. Però fammi Però andiamo a contento, vedere solo che. quella Te lo posizione. ricordi che mossa era, Sabino? Sì, tieni fermo un secondo la chat, è la notazione che ti dico qual è. Quattro torri di A. 26, fai vedere 26? Qui? Prima, No, prima. forse, prima. Al posto di H4? 23. Qui? 23 del bianco. 23 del bianco. In questa posizione il grande maestro Sabino Brunello, invece che giocare torre A8 come è stata giocata in partita, proponeva torre H6. Adesso accendiamo il motore Mettiamo il motore. e vediamo che cosa dice. Allora, dice, lasciamolo andare un attimo perché No, deve. io mi sta bene la prima che ha detto. Allora, dice che c'è un leggerissimo, una posizione di parità con un leggerissimo vantaggio per il nero. Vediamo invece la mossa giocata in partita, torre A8. Praticamente la stessa cosa, però è leggermente migliore torre H6. Sabino adesso è contento tutto il pomeriggio dopo questa cosa. Una mossa. Qual è la mossa giusta? Secondo il motore? Secondo la mossa giusta, andiamo a prima. Secondo il motore, la mossa giusta non è torre H6, H4. Sabino, è H4, H4, Qua è la ma terza, anche la dai. mia re 7. Ti ricordo che io avevo suggerito re 7 con il DRF Tu avevi fatto un suggerimento generale. No, non è valido. Io 8. ho detto in questa posizione. Sei tremendo. Io avevo suggerito re 7. L'avevo suggerita tre mosse consecutive, perciò vale sempre. Allora, Vale sempre. H4 è la H4 scelta. era Esatto. la prima, però su donna 4 non ho visto re 6 e quindi ero un po' perplesso a donna 4. Sabino era preoccupato di donna 4 e su donna 4 però il motore gioca re 6, che non è esattamente la Esatto. mossa dei nostri padri. Re 6 è, okay. È un altro livello re 6. È Penso che mi sento decisamente come per non aver. un altro livello. Allora, il Ci Dani capiamo 12 perché dice che al posto di donna F4 le prime 12 mosse di Stockfish sono tutte vincenti. Dunque, Sabino, quando ho suggerito donna F4 ho mancato 12 mosse vincenti. Però non solo io, perché Wesley So ha fatto ben di peggio, visto che lui è grande maestro e anche numero 4, 3, 4, 5 del mondo, e ha giocato donna F4 che è l'unica su 12 che non vince. Incredibile, la tanto domanda per è: quello. ma quanto sono bastardi gli scacchi da 1 a 100? Non è mai finita. C'è sempre l'occasione Incredibile, ragazzi, di sbagliare. incredibile, veramente incredibile perché su 13 possibilità 12 vincevano nella posizione finale e un giocatore della forza di So ha giocato l'unica mossa su 13 che non vince. Ho un'altra questione molto interessante. La parte mia va a battere nell'altra partita in corso in questo momento. Sognavo di passare di là. Purtroppo Sabino, ogni tanto ti si sente ancora male. Dobbiamo fare qualcosa per la tua linea. Non Sì, oggi, penso, potresti però. tornare. Perché ogni tanto sei ancora frizzato e ogni tanto ti si sente ancora un po' così così. Sì, mi dispiace, devo continuare a telefonare per protestare. Esatto. Senti, andiamo a vedere invece come sta andando la partita fra Ronyan e Artemiev e togliamo il. Che l'ho mi sono dimenticato di lasciare. Però ho acceso il motore così non guardiamo. Finale di torri, 4 pedoni contro 4. L'impressione è che la posizione sia circa pari, però
Prima cosa perché il materiale è esattamente pari, poi perché si sa che i finali di torri tendono tutti a essere verso il pari, e preferenza al nero perché è un po' più attivo? Sì, netta preferenza al nero. Io in realtà ho una prospettiva rispetto alla tua, a quanto pare, per me il vantaggio del nero è significativo. Ok. Sì, anche perché non credo che tutti i finali di torri siano pati, è una specie No, di mezzo vabbè, scherzo quello. esatto, cioè. Quindi ricordiamoci che i finali di torri in realtà sono pericolosi un po' come tutti gli altri. Poi Certo. sicuramente ci sono possibilità difensive. Quindi il fatto di avere una maggioranza in realtà è importante, però sono d'accordo con me, dovrebbe essere difendibile. Una cosa che mi chiedo è qui torre G8 scacco, torre G5 F3 se funziona. Probabilmente la risposta è no, probabilmente il nero vince qui. F3, E per F3, torre per E7, Allora, scusa, vediamo, torre aspetta, per F3, E per la F3, variante carina, non è forzata. Torre per G5. torre per G5, re per Torre G5. Adesso, una per possibilità è torre per F3. F3, però il re del bianco è molto distante, questo finale sembra perso. Torre per E7, F2, e la torre non riesce a E queste sì. rientrare. Ok, al Solo la posto. variante carina che ci fa vedere che il bianco non può risolvere tutto tatticamente al volo. Esatto, torre per G5, re per G5, torre per F3, re G4, torre F1, F3, e il bianco non ha nessuna possibilità in questa posizione. Adesso arriva semplicemente re G3, re G2 e poi il nero spinge il pedone a promozione e il re del bianco è tagliato fuori dalla torre. In partita è andata diversamente perché è arrivato lo scacco, ma poi è seguito torre per G5, re per G5, torre E2, re G4, C5. Il bianco Pericolosissima. dice: sì, il bianco dice giustamente: ok, tu hai un pedone passato, però ce l'ho anch'io. Anch'io spingo il mio pedone. E credo che questa, insieme a re D4, erano le due candidate principali in questa posizione. Sì, C5 sicuramente la mossa critica. Re F3, RF3 torre Red Blue, la A2. giocata, sì. Perfetto. Tra l'altro, se il bianco, se il nero rimane solo con un pedone e il bianco si mangia anche a 5, ci potrebbero anche esserci delle linee, delle idee di sacrificare la torre sul pedone che va a promozione. Però Paolo, se tu mi hai scritto, in pratica perdevano solo due mosse, donna F4 e donna E3. Allora, la prima cosa è che non perdevano, ma in realtà ma pattavano. E poi che da quello che abbiamo visto donna E3 in realtà vinceva, era solo donna F4 che pattava. Ok, e qui Sabino, uno dei Essere che ci sbagliamo discorsi. c'era Scusami? una risposta diversa. Può anche essere che ci sbagliamo e c'era un problema anche su donne 3. È possibile, è possibile. Ovviamente è possibile. Allora, una delle differenze principali qui è che il nero appoggia il suo pedone e il bianco invece ha il pedone che ha una casa più indietro e non è appoggiato immediatamente, non è sostenuto immediatamente dal In realtà mi sa che ho visto qual è il problema di donne 3. È Sì? molto carino. Un doppio. Sì, l'idea di base di donne 3, perdonatemi, però è molto bello, è che c'è una posizione alla fine in cui c'è un cavallo in E5 del nero e in qualche modo forziamo il bianco a mettere il re in F6, cavallo G4 doppio con re in F6 e re in G4. La variante concreta, per quelli che riescono a seguire, era donna F1, No, no, ma re. Sabino non la segue quasi nessuno. Poi l'andiamo a riprendere alla fine. Era carina, però. Senti, intanto è successo quello che avevo proposto, cioè che il bianco si è mangiato il pedone in A5 e poi ha sacrificato la torre sul pedone che va a promozione. Qui è tutta una questione di velocità dei re, no? Il pedone Contiamo. Rapid. B probabilmente è irrilevante, probabilmente. È chiaro che è sempre meglio averlo che non averlo. Però il bianco deve riuscire ad arrivare col pedone C vicino alla promozione il più veloce possibile, se no il re del nero rientra e poi il bianco ha dei problemi. Qui non può fare C6 perché c'è torre D1, giusto? Però la mossa critica R
D6, penso, però non sono posizioni facili queste. No. In realtà avere il pedone B è abbastanza importante perché in alcuni casi potremmo correre anche con quello. Vero, Il cercare fattore per D. tenere perché è più lontano dal re dell'avversario. No, ma è chiaro Sì, che è esatto. meglio averlo, no? Se ne avessimo anche uno Sì. A e anche uno H, meglio ancora, no? Sì, però la A e H in questo caso non ci servono. D era importante averlo. No, esatto. Però intanto il nero da scacco, poi possiamo spiegare perché. Ancora Re E7. Tenete presente che il concetto base con cui il bianco gioca è non devo far entrare il re dell'avversario. E poi quando ho un tempo spingo il mio pedone. Qui potremmo anche andare di ripetizione. Adesso il bianco deve penso decidere proprio di fra sì. giocare B4 e giocare re D6. Di sé assolutamente sì. Re di 6 assolutamente, adesso re F6, ora il nero minaccia torre di 1. Qui la mossa normale sembra di sì. Però questi finali sono un po' strani. In realtà non sono sicuro che B4 sia sbagliata. Ma soprattutto perché non vedo che cosa fa se non il bianco se non fa B4. Beh, ci sei? Ok, però C6 c'è torre di 1, Sì, Re C7. no? Re 7. Re, non so bene Infatti non mi... dove. il bianco ha preferito fare B4 e adesso l'idea base è più quella di spingere il pedone B che non quella di spingere il pedone C. Il pedone C serve più al re del bianco per proteggersi. Scacco, re C7, re 7 e adesso B5. Esatto, corre con entrambi. Corre con entrambi, ma soprattutto con quello B perché quello C ha davanti il re. E poi naturalmente è meglio correre col Torre pedone più lontano dal re avversario. D7 però è importante qui. No, benissimo. Ah, su torre D7 re B8. Torre D5 ha fatto. Torre D5, presumibile re C6. Re C6, C6 ma allora ask, ok, G adesso B6, era di 8. d'altronde Questa è lì. non vedo altre mosse se non fare B6, B6, re di 8, B7. Ettore H6. Ce l'ha fatta. È facile confondersi in questi finali. Infatti, come vedete, io ero abbastanza confuso. Bella vittoria. No, Torre H5 sta pensando a 8 secondi. Aronian deve decidere che cosa Abbandonato. fare e ha abbandonato. Proviamo a spiegare Sabino perché. Allora, se sposta il re, il re avversario entra ancora di più nella posizione. Tra l'altro, se lo sposta, dovevi metterlo per forza in B6 perché in B7 perde semplicemente il pedone C5. E se lo mette in B6, il nero gioca re D8. Re D8 e mettendosi davanti ai pedoni, poi con la torre dovrebbe riuscire a vincere facilmente. Allora giochi B6, gioca B6 e qui Sabino suggerivi Re D8 per non far entrare il re B7. Il problema di B7 è che adesso arriva torre H6. Il bianco deve arretrare con il re. Il nero gioca re C7 ed è riuscito a far passare il re davanti ai pedoni e anche a tenerli divisi. C5 ovviamente non si può giocare torre per C6 perché c'è B8 donna e finisce patta. Però su C6 a questo punto il nero può giocare torre H1 e il bianco non è più in grado di fare progressi in questa posizione. Adesso arriverà uno scacco in B1 e quando finalmente può dare scacco in B1, vabbè, cosa può fare il bianco? Fondamentalmente è in Zugzwang.
diciamo che... Piano piano le loro mosse pedoni. Cioè, Scusami? no, non proprio piano. Basta mettere una torre in B6 e i pedoni sono mangiati. Esatto. Per esempio, re C5, torre C1, re B5, torre B1, re C5, torre B6. La differenza è che adesso quando promuove il nero mangia con la torre. E se non promuove in questa posizione, la prossima si mangia il pedone con la torre. Se gioca re D5, torre B5. Spinge il re più lontano e adesso fa torre H5. No, re per C6. Penso Ah, giusto, hai ragione Sabino. Più precisa, re per C6 e adesso su B8 devi di anche nuovo giocare, mangia però. con la torre. Scusate, mi è scappato il mouse. Mangia con la torre. Bella, 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 grande tecnica di Aronian. Questi finali si pattano o si vincono o si perdono quasi sempre per un tempo. E abbiamo visto come in questo caso in questo tempo mancava al bianco che ha perso. Torniamo nella Finale molto partita. pericoloso. Sì, torniamo alla partita fra Liam Quang Le e Wesley So, finale per il primo e secondo posto. Il bianco due pedoni passati uniti sul lato di donna, il nero controlla al centro. E questo re ballerino oggi fa parte un po' di quello che accade un po' in tutte le partite. Divertono così oggi. Si divertono così. Sì, io penso che vorrei cambiare lavoro. Non so cosa dire oggi. Questa è ancora più complicata di quella di prima. È davvero esageratamente difficile. Sì, Bianco due sì, sì, sì. pedoni passati, il nero al centro. È davvero difficile. Difficile, difficile definire chi stia meglio e di quelle posizioni dove nel passato vi avevano messo un bel simbolo incerto e poi Sì. Fate lasciamo a voi gestirvi cosa fare. quello che volete. Esatto. Io Bene, io mi bilancio. forse a gusto preferisco il nero, però è solo una questione di gusto personale, poi in realtà è tutto da capire. Non hai una certezza. Io No, no, no. preferisco il nero e voglio fare H5. Scusami. Preferisco il nero e voglio fare H5. Oh, finalmente abbiamo trovato una posizione in cui la pensiamo allo stesso modo, cioè che a livello di gusto preferiamo tutti e due il nero. Sì, ah, pensavo che anche tu volessi fare H5. Anch'io volevo fare anche a 5. No, in realtà non mi ero posto il problema di che cosa volevo fare. Mi ero fermato a una valutazione generale della posizione. Dettagli, prima di cosa vogliamo fare, no? Sì, anche perché sai che io ci metto un po' più di te a definire cosa fare, un po' perché sono meno forte di te, un po' perché ho le altre mille cose da fare in contemporanea. Hai ragione. Comunque io sto sparando a caso, nel senso che H5 è una mossa per dire, non ho nessun tipo di né ragionevole certezza che sia la mossa da fare. Solo è quella più spontanea che mi viene in mente. Ok, ma spieghiamo un attimo agli spettatori, allora Sabino, perché vuoi fare H5? È un'idea molto fumosa. Mi può servire la casa G4. Non mi interessa niente del pedone H, quindi non ho paura di perderlo. E passo la mossa all'avversario perché non so bene neanche lui cosa voglia fare e spero che lui sia altrettanto confuso. Quindi sì, penso che sia una scelta pratica abbastanza normale fare H5. Poi magari lui avrà un'idea diversa. Anzi, è abbastanza probabile visto che ci sono diverse mosse possibili. C4 è da considerare, torre G8 da considerare, E5. Perché no? Quindi tante tante possibilità. Non voglio spostare subito la torre da 8 perché mi preoccupa a 5. Eh sì. Però non è il mondo, nel senso che posso anche permettere a 5 pensare che si continua a giocare. Non è grave permettere a 5, quindi per me è un po' controintuitivo, ma è sicuramente possibile. È anche vero che su H5 uno può dire bianco fa H3, comunque la casa G4 non era così utile, a me serviva un po' di controllo, ma con H3 comunque mi costringe a spostare la torre, non posso davvero saltare in G4 con il cavallo. Però indebolisce la casa G3, quindi anche quella non è
decisione chiara. Una cosa positiva di H5 è che potrei provare a fare cavallo E4. Farla subito non mi è così chiara perché il bianco può fare cavallo per E4 e ho molta paura perché non posso mangiare con la torre a causa di cavallo D5, F7 in presa. E forse mangio con il pedone, però poi la torre G4 non è più difesa, quindi posso fare cavallo D4 e onestamente non capisco cosa stia succedendo. Intanto Brugiova ci dice, tu Sabino non hai seguito ieri tutta questa storia, poi ti faccio un riassunto io, che lui giocherebbe torre G8 così impila le torri, perché lì abbiamo imparato che le torri non si raddoppiano, si impilano. Dunque, d'ora in poi, Pilano. esatto, d'ora in poi Sabino anche tu non raddoppierai più le torri, le impilerai. E perciò Brugiova ci suggerisce torre AG8. Impilando le torri sulla colonna G. Ha ragione, secondo me l'impilaggio della torre è un'ottima manovra. O Ok. E infatti l'impilamento. Paulus dice evviva l'impilamento. E guarda, anche Wesley Stowe è d'accordo perché ha appena giocato a torre AG8 impilando. Solo che dopo torre F2 ha subito rotto questa fase di impilazione giocando a torre B4. Ma senti Sabino, torre B4, alfile C3? Scusami? La torre è comoda. Ah, fa cavallo F1. Perché non alfile C3? Spettacolo. E Sabino, perché non alfile C3? Cavallo G4. Cavallo Minaccia alfiere G4? per H2. Eh sì. Ok, diciamo che mi mangio la torre. Alfiere per H2. Alfiere per H2. Re F1. E adesso cavallo per E3. E ho perso la donna in allegria. Ok, adesso mi hai spiegato perché alfiere C3 non pare non essere una buona idea. Ed è meglio giocare cavallo F1. Minaccia e doppia difesa perché il Ok. cavallo difende sia con la torre in B2 che il pedone H2 direttamente con il cavallo. Bravi, bravi. Bravi, bravi, sì. S C'è molto che stanno giocando alla sembr finale. sembrano quasi fra i più forti giocatori del mondo. Eh sì. Cavallo E4, Cavallo E4. molto logica questa mossa. Centralizza il cavallo, attacca la torre in F2, obbliga la torre a spostarsi. E ora donna A7, con idee su questa diagonale, idee di fare C4 e aprire questa diagonale a favore della donna nera. E E con l'idea molto banale di mangiarsi a 4 eventualmente. con anche con l'idea, giustamente, anche con l'idea molto banale di mangiarsi a 4. Beh, Comunque credo questa che impilata della torre in B8 con torre B4 è stato uno spettacolo. sì. E nemmeno attivata Comunque la il nero posizione. sembra meglio, perché i suoi pezzi sembrano molto più attivi e armonici dei pezzi del bianco, che sono un po' tutti in difesa adesso. E questa torre in C2 non sembra ben piazzata in C2, d'altronde non è che abbia molte case. Forse era meglio metterla in E2, anche se non è una bella casa. Gambetto d'alfiere dice: ma come fanno Facile questi ammettere. GM a vedere questi tatticismi in 2 secondi? È una storia lunga, Gambetto, cioè c'è un misto di tutto. Diciamo esperienza, conoscenza di patterns vari. Colpo d'occhio, il fatto che abbiano già analizzato la posizione, noi la stiamo analizzando praticamente mossa per mossa, ma in realtà loro fanno anche delle altre considerazioni più avanti, già quando hanno fatto delle mosse precedenti. Probabilmente So, quando già aveva giocato torre AG8, aveva già un'idea complessiva di questo raggruppamento di pezzi. Sbaglio, Sabino? Quando ha fatto torre G8 sicuramente ha valutato torre B4 e cercato di valutare le conseguenze. Quello sicuramente sì. Faceva un po' parte della sua idea. Sì, rimane il fatto che in questo tipo di posizioni alcuni giocatori sono molto più forti di altri, sì. Certo. Poi è chiaro che noi siamo costretti anche a fare analisi mossa per mossa perché dobbiamo tenere il ritmo che tengono loro e se ci addentrassimo troppo in profondità nelle analisi, voi vi perdereste l'attualità. Quindi
e dunque è automatico. Dobbiamo scusarti perché tu sei più forte di noi, Ma e mentre poi stiamo naturalmente, parlando. cioè, So È ci molto mette a trovare certe cose 2 secondi, Sabino ce ne mette 4 e io ci metto 10 minuti. Ognuno ci mette il tempo che è proporzionale alla sua forza di gioco, no? queste D'altronde sono è il motivo per cui sono nei primi 10 giocatori del mondo, per cui Sabino Brunello è grande maestro e perché io sono solo maestro. E anche il motivo proprio perché Sabino ha una linea che fa un po' schifo e invece io ho una linea web super potente e voi sentite tutto quello che io dico, invece Sabino sentiamo un terzo di quello che dice. Dunque è fortissimo, ma siccome non lo sentiamo, ci perdiamo 2/3 di quello che lui ci dice. mettiamola così. Mettiamola così. Ok, per dire che nessuno è perfetto, ognuno ha i suoi problemi. Va bene, donna 7, potete anche capire certe volte la difficoltà del giocatore quando si ferma molto a pensare. Di solito ci sono due possibilità: o si ferma molto a pensare perché la posizione è critica e se trova la sequenza giusta acquisisce un vantaggio, oppure addirittura chiude la partita. L'altra possibilità invece è che sia in difficoltà perché tutte le mosse che trova non lo soddisfano e allora automaticamente perfino un giocatore della forza degli Yuan Quan Lei si deve mettere a pensare. Sì. Questa è chiaramente una posizione in cui sta male. Sì, c'è poca armonia nei pezzi bianchi e sono anche molto passivi. Il suo punto di forza, che sarebbero questi due pedoni, in realtà sono poco usabili perché non riescono ad avanzare, no? Le case sono molto ben controllate dai pezzi del nero. Io faccio la mia sparata come al solito. Vorrei cercare di cambiare il cavallo E4. La mossa che mi viene in mente è cavallo 3 di 2. È un sacrificio di pedone. Cavallo 3 di 2, ok. L'altro lo tengo in difesa, così ho aperto anche la donna. È un Diciamo sacrificio. che mangio in D2, E così mangio con la così però torre. mangia con la torre, infatti volevo far vedere proprio questo agli spettatori, e con la regina difendo il pedone in A4. Che non vuol dire che il bianco stia bene, però. Esatto, non vuol dire che il bianco stia bene, però vuol dire che per esempio qui forse potrebbe arrivare C4, però non è chiaro che per esempio su C4 c'è alfiere D4. E Questa. la torre del nero ha un po' peggiorato il suo raggio d'azione, C'era anche alfiere A3 da considerare. no? Ah, Pericoloso. decisamente. E invece mangio A4. Sì. Qui voglio fare cavallo per E4. Esatto, cavallo per E4. Diciamo torre per A1. Alfiere per A1. Alfiere per A1 e D per E4. Il nero ha mangiato un pedone, però ha dovuto rovinare i suoi fortissimi pedoni centrali, che sono ancora forti, ma un po' meno forti di prima. Qui posso provare cavallo di 2, oppure posso provare torre di 2. Non sono sicuro quale delle due. Però questa mi sembra un compenso quantomeno decente. Io propendo più per cavallo. Comunque credo che questo non succederà mai in partita. Ok, Sabino ha fatto di tutto, cioè ha trovato una linea e poi ci ha anche detto che però secondo lui non verrà giocata. Sì. E penso che comunque la mossa giusta era quella, la prima che hai mostrato, cavallo per D2, torre per D2, torre GG4. Se vuoi mostrarla anche è abbastanza Sì, carina. allora, cavallo per D2, torre Sì, per D2 e torre torre. GG4. Molto Però pratica. qui c'è A5. Vedi che ho sbagliato. C'è A5. A5 e adesso non può fare torre per B5 il nero perché c'è donna per G4 e perde la torre. E questo è E in conclusione un fastidioso. gioco. Eh sì, Sì, quindi torre l'unico motivo per cui G4 fate torre G8 G4 è guadagnare il pedone. Se non guadagnate il pedone vuol dire che questa mossa è sbagliata. Allora piuttosto sì. valutiamo torre B4 G4, però è difesa della torre in D2. Dunque il bianco ha ottenuto di riuscire abbastanza a sopravvivere. Qui forse cavallo E5 potrebbe essere un'idea. Sì, Una mossa prima. infatti, aspetta. Ne abbiamo diverse, molto
molto tesa la posizione. Allora, intanto però volevo vedere, non ha giocato, Chiarezza. avevi azzeccato nel dire che non l'avrebbe giocata, non ha giocato torre cavallo 3 di 2, ha giocato donna e 1. Ha sacrificato un pedone ma in maniera diversa. Qual è la sua idea? Donna H4 Esatto, sicuramente. vuole giocare donna H4 scacco. Quindi non è un vero sacrificio. Diciamo che il Sembra nero che fa donna torre per A4. H4 Adesso donna H4 scacco. Ora bisogna decidere che cosa fare del re. Forse re E8. Però avrò la torre H7 attaccata poi. La provo lo stesso. Faccio re E8. Donna per H7. Cavallo DF6. Come ti sembra? casino, troppo complicata. È piuttosto complicata, assolutamente. Adesso per esempio donna H4. Ah no, donna. No, c'è Ah un no, aspetta, no, prima di donna H4, scusami che c'ho la torre in A1 in presa, prima devo fare torre per A4. Donna per A4. Adesso però però ho adesso la c'è la torre in torre in presa. C2 in presa. Dunque, vista così, sembra funzionare per il nero. Sì, era necessario mangiare in F6 prima, la torre per A4, ma non è Era necessario convincente per il mangiare bianco. in A4 prima. Però tutte le volte che mangi in A4 mi rimane la torre in C2 sotto attacco. Sì, prima Senti, mangiare in donna F6, E1, le cose sono andate in modo diverso, Sabino, eh? Donna E1, il nero non ha mangiato A4, ha giocato cavallo EF6, che sembra un po' la mossa del coniglietto. Alfiere per F6, cavallo per F6 e torre CA2, molto pratico il bianco. Dice, ho alleggerito un po' la posizione, adesso mi tengo il pedone in A4. però l'iniziativa è chiaramente del nero. Il nero continua a avere Facciamo l'iniziativa, sì. E torre GG4. torre GG4, perché adesso la torre non è attaccata come prima, e dunque su A5 segue semplicemente torre per B5. Magari seguita da un raddoppio di torri sulla colonna B, per esempio. O no, ci sono tante mosse possibili. E qui deve rigiocare donna D1. E adesso la scacchiera, eh. La posizione che stiamo analizzando è sulla scacchiera, dunque è stata giocata proprio in questo modo dai due protagonisti. E anche la tua donna di un'ottima possibilità di realizzarsi, perché il pedone va difeso, penso. Che partita. Sì, molto complicata. Molto complicata e molto probabilmente anche decisiva, perché questa è la terza partita di un match di 4. Abbiamo Liam Quang Le in vantaggio. Se Wesley So riesce a riequilibrare, è a una patta poi, tra l'altro la giocherà col bianco l'ultima, è a una patta dal diventare campione di questo Chessable Masters. Però prima di arrivare al fatto di dover fare patta la prossima, deve vincere questa col nero. Messo bene, ma non è sconto. Quando abbiamo iniziato a vederla, non era evidente chi dei due fosse in vantaggio. Adesso è molto chiaro che il nero ha l'iniziativa. Però abbiamo visto che basta una mossa in queste posizioni per cambiare tutto. Quindi Certo. non so quale sia la mossa sbagliata, ma sicuramente esiste. Però devo dire senza falsa modestia che sia io che te avevamo dato la nostra preferenza al nero perché ci sembrava che potesse essere più attivo e infatti in poco tempo poi bisogna vedere se c'è stato qualche errore da parte del bianco, però in poco tempo grazie a quel torre G4 il nero ha creato una bella attività dei pezzi. E una posizione di vantaggio. Sì. Allora, fammi dare un'occhiata se dalla regia ci sono delle comunicazioni. No.
altro bisogna capire cosa fare adesso. Zona D1 si va fatta. E poi come vinciamo con il nero? Perché va bene, siamo in vantaggio, ci piace, siamo contenti. Ma poi forse è il momento di riprendere la mia H5 iniziale. Cercare di ricostruire ancora qualcosa. Non è facile. Sto pensando da un bel po' al bianco, oppure cambiato finestra. No, stavolta non ho toccato nulla perché stavo controllando se c'erano delle comunicazioni da parte della regia e Eccolo qua. stavo facendomi dare una conferma su una cosa. Donna B1 appena. Donna D1 appena giocata, torre G4 C4. Il nero prende il controllo di più spazio possibile. A cosa serve A però? Se il prendere il bianco ad controllo di esempio. più spazio possibile. Sì, va bene, tanto spazio possibile, però. No, lo so che tu Cavallo 3. sei un giocatore molto pratico, Sabino, perciò mi dici, ma in conclusione a cosa serve questa mossa? Sì, perché sai, lo spazio preso da una torre è un'idea strana a scacchi. Non è. Fosse un pedone, fosse qualcosa di stabile, bene, però le torri si spostano, quindi se non hai qualcosa di particolare è molto instabile con guadagno. Certo. Potrebbe essere che fare torre C3 su cavallo D2. Perché la prima mossa che ci viene in questa posizione è giocare cavallo F1 D2, riportare il cavallo in gioco e attaccare la torre. E tu mi proponi torre C3 attaccando il pedone. Che Esatto. sembra Per questo io molto usavo l'altro cavallo. Volevo usare l'altro io, cavallo. tu volevi usare l'altro Così a tre rimane. cavallo. Sì, Esatto. il tentativo era fare un perpetuo contro la torre. Torre C3, cavallo B1. Però un'idea potrebbe essere di fare torre CB3, Sì. cavallo D2 di nuovo. Torre D3, Senti, forse? volevo farti una Oppure torre. domanda che magari aiuta anche i nostri spettatori, ma in questo tipo di posizione il nero deve semplificare i pezzi o mantenere più pezzi possibili sulla scacchiera? È Non lo so. difficile, è una cosa che mi stavo chiedendo anch'io prima. Intanto qualche cosa è avvenuto. Ed è arrivata. È avvenuto che ci siamo persi Sabino, che oggi continua a avere dei problemi di linea e anche non indifferenti, ma forse si sta riconnettendo. Sono qui, mi sento e va bene. Adesso ti sentiamo di nuovo. Tu mi senti? Sì. A5. A5, il Torre bianco B1 e mette F5. in moto i pedoni, visto che il nero ha aperto questa diagonale sul pedone 3. Non mi ha convinto questa torre C4. Se non ha No, un'idea infatti, particolare qui. adesso il bianco vuol giocare B6 e chiudere la diagonale con un guadagno di tempo e avrà i pedoni Corretto. avanzati, prima li aveva in A4 e in B5 e poi li avrà in B6 e in A5. Più avanzano e più diventano un fattore nella posizione. Bella la risorsa torre B1 da parte del bianco. Approfitta per attivare la torre. È stato Sì. un momento chiave molto importante. È dura, eh? Dicevamo, una mossa è sufficiente a capire Eh sì, perché tutto. Il come nero ha. sottolineavi tu prima, il vantaggio del bianco era soprattutto del nero, era soprattutto di carattere dinamico e lì perciò basta una mossa per far sfuggire tutto. Eh sì. Il bianco corre con i pedoni adesso. Magari vincerà il nero alla fine. Difficile da dire esattamente la valutazione. Però il bianco si è attivato molto. Ok, vedo il cambio in B1 eseguito. Alfiere C5, minaccia pedone 3. Pedone 3 è un grande problema per il bianco. Però è solo un pedone. B6 mi sembra chiaro. È pronto a sfruttare l'iniziativa, non solo vuole mangiare tre, vuole. Questa è una scommessa interessante.
Se non ci riesce, Pedoni Branchi promuovono però. Quindi sta correndo un certo grado di rischio. Donna B5 mi sembra una mossa molto logica per minacciare il alfiere. Del nero deve giocare donna D6, penso. B6. Qui segue B7, forse. Sono un po' confuso. Cioè, tu qui proponi donna B5? Sì, forse, non lo so. Beh, è sicuramente una risorsa molto importante. Va calcolata, non è. La scelta del bianco è capire se può cedere il pedone 3 e giocare così, Gioca se l'iniziativa con donna B7. B7. Sì, l'idea è che in questo modo la donna del nero non si può più muovere da B8, salvo che il nero non giochi prima una mossa come alfiere D6 o alfiere A7. Sì, sono più per l'alfiere A7, sicuramente. Certamente, però In diciamo che il realtà era concetto è quello. che o qualcuno va a aiutare questa regina a controllare la casa B8 o da lì non si può più spostare. Avessi fatto donna B5, come dicevo, donna D6, B7, anche lì alfiere A7 è l'idea. Cavallo G4, crea una minaccia tattica. Eh Il sì, cavallo minaccia H2 e adesso alfiere per E3. diventa una mossa possibile. Alfiere per E3 scacco e adesso diciamo che il bianco faccia una mossa come A6. Ecco. Alfiere per E3 scacco e ora su cavallo per E3 arriva donna per H2. Re F1, cavallo per E3 e sono guai, guai molto grossi per il bianco che va per prendere matto. Perciò A6 non è consigliabile sul cavallo G4. Grande pressione sul pedone 3 da parte del nero. È lì il suo controgioco. Il problema del bianco è che non può fare una mossa tipo cavallo F3 e torre B3. Sì, il problema del bianco è che anche che la torre in A2 è abbastanza inutile in questo momento, perché tanto il pedone A difficilmente può arrivare in A7. E comunque è lontano due case e la torre A2 non è tagliata fuori dalla difesa del lato di re. Certo. Comunque è anche possibile che in realtà noi ci abbiamo un po' criticato, soprattutto io ho criticato un po' So per questa decisione, ma può anche essere che semplicemente abbia ragione lui, che l'alfiere C5 era troppo forte e che la sua iniziativa era decisiva. Okay. B7 non mi è piaciuto a questo punto perché cavallo G4 sembra un Sì. problema serio, se non ha un'idea particolare. È spiacevole, cioè è probabilmente persa se non trova qualcosa da fare qui. Perché quando cade E3 la posizione del re bianco è troppo debole. Ci sta Sabino, come concetto sono d'accordo con te, tu sei stato forse un po' troppo critico nei confronti di So. Il bianco in modo molto diretto gioca G3 per impedire il fatto che la donna attacchi il pedone H2, dunque gioca G3. Ok, ce lo mangiamo E3? Facciamo un cavallo per E3? E cavallo per E3, donna B5. Donna B5, Possare. donna B5, perché tu dici su alfiere A7 c'è cioè donna B4 scacco e poi mi mangio la torre in C3. Che però non funziona. Perché il nero può fare re E8. E su donna per C3 c'è cavallo di uno scacco. Quindi è solo un'illusione. Eh sì, dai, quello fece. Quindi il mio Cavallo per trucco qua E3, ecco quello che c'era. su donna B5 e su alfiere A7, donna B4 scacco, diciamo per esempio re E8, basta non andare in F6, donna per C3, però qui c'è cavallo D1, come diceva Sabino, scacco alla donna e scacco al re.
Bianco gioca A6. Però io mi chiedo, mi sembrerebbe alquanto strano che il nero non riesca a fare breccia in una posizione di questo tipo. Gioca alfiere A7, che è la mossa più naturale, blocca il pedone, l'avanzata del pedone, mette l'alfiere in una casa sicura. Ripetiamo ancora una volta che non si può giocare donna B4 scacco e donna per C3 per via di cavallo D1 con lo scacco di scoperta. Che posizione strana. Cavallo per E3 probabilmente a questo punto. Poi sposto al re. Pedone B7 è bello forte comunque, anche se ne promuove. Il nero ha un pedone in più. Re K1 ha fatto. Ok, lascia i cavalli in gioco. Io sarei molto in ansia. Che cavallo E3 è pericoloso. Però evidentemente minato un B4 scacco e si sente bene. Niente, ragione. Re D3 giocata. Attenzione. Bella mossa, molto semplice. Sposta la torre su una casa più sicura e tiene sott'occhio il cavallo. Cavallo per E3, torre per E3. Pronto a fare torre 2, prendere la settima. Il nero per vincere questa partita deve creare una qualche iniziativa. Ha un pedone in C che è un serio candidato alla promozione. È molto importante non permettere chiaramente di promuovere. Non abbiamo bisogno di tenere la donna in D8 per sempre, questo è il motivo per cui il nero può avere ottimismo, può fare donna E5, minata torre 1 ad esempio, cavallo F1 difensiva da parte del bianco, molto logica proprio per questi motivi. E a questo punto bisogna capire se il nero vuole fare torre B3, Sì, impedendo, infatti la mia diciamo, proposta sarebbe prendendo stata controllo sulla quello. colonna. Sabino, faccio torre B3 e poi cerco di far entrare in gioco la donna. Esatto, l'alternativa è fare torre D3. Proteggere il pedone a casetta. Esatto, e tagliare fuori la donna da questo lato. Dunque, torre B3 e torre D3 sono le due candidate. Tenete presente che ho il controllo delle case nere con l'alfiere, quello che mi manca è prendere il controllo delle case bianche in qualche modo. Con la donna. Se riesco a entrare sulle case bianche con la donna, vinco la partita. Vinco la Se partita o alla fai donna fine F3 in questo metterò il momento. bianco in una condizione tale per cui sarà in una posizione assolutamente passiva e poi potrò avanzare il pedone C. Torre B3, non sicura del pedone H7. Perché? Perché lo ritiene irrilevante nella posizione. Capisco, ma non Grazie. è una risposta alla mia domanda. E su donna per H7 presumo voglia fare donna E5. Torre B2. Logico. Torre B2, Sabino. B2. Il bianco punta al cambio delle torri. Domanda, Probabilmente su torre D3. posso giocare torre A3? Ah, Poi sì. furbetto, furbetto, donna E5, la mia Donna idea E5. però lui la gioca migliorata, perché adesso c'è la torre in B2 in presa e se il bianco cambiasse tutto, arriva donna E4 ed è scacco matto in due perché vabbè, c'è prima donna F3.
La donna in E4 è micidiale. È finita così. È finita così. Grande partita Così? No, di Wesley So. Grande, non è grande finita partita. così, sì. No, non è finita. Però ha mangiato. Ha Ha mangiato e non ha mangiato? ancora Sì, però. abbandonato. Mi sembrava un po' presto abbandonare. Sì. Comunque la posizione Beh, in realtà adesso non tanto. è È vinta per abbastanza il nero. affrontabile, direi. Sì. Donna E2 in arrivo posizionalmente, B2, il pedone in B2 è Ha fatto fortissimo. cavallo D2 per impedire donna E4. B2. Se pasticcia anche questa, perde l'ultima di sicuro perché è impossibile Va resistere. bene, Sabino dice così perché già aveva pasticciato quella di prima, però lì eravamo a campi invertiti, no? Aspetta, No, quello non che ha eravamo a fatto campi RF4 invertiti, era sempre su che aveva era pasticciato. sempre solo. Tra l'altro, al termine di una partita davvero. Davvero spettacolare. Comunque, in questa posizione potete vedere quanto è forte l'alfiere di case nere comparato col cavallo. Questo povero cavallo senza punti di appoggio e questo alfiere che fa un egregio lavoro perché impedisce la promozione e allo stesso tempo controlla tutta questa diagonale e non permette al re del bianco di scappare. Può darsi che il bianco in futuro opti per un re G2, però bisogna vedere se ne avrà il tempo per fare una cosa di questo tipo. Infatti è arrivata a donna Attacca E3. ben poco. Donna E3, attacca al cavallo, più forte ancora. Cavallo Più per forte di. B3 ancora. Esatto, più forte di B2, attacca il cavallo. Donna C1. Donna C2. Ok. E posso fare B2. Sì, non mi sembra vietato. B2, idea, La donna donna con per forza. B2, donna G1 matto. Io B2 la giocherei. Ed è arrivata B2 sulla scacchiera. E qui potete clippare in allegria perché il vostro commentatore preferito ha azzeccato la mossa. Intanto Liam Kwang Lee 50 secondi e deve trovare una difesa in una posizione che probabilmente non è difendibile. Brugiova dice donna C7 scacco, possibile. Il nero presumo che faccia re F6. Perché non si aggiorna? Perché non si aggiorna? Perché non si aggiorna? Eh Si è aggiornata, hanno fatto questo finalino sì. completamente finito. Il bianco non può mai mangiare il pedone B2 e quindi può solo stare fermo mentre il pedone F promuove. Esatto. Guardate la forza del re che controlla la casa bianca. Il cavallo è bloccato in D2 per impedire la promozione. L'alfiere da qui esercita il suo ruolo e a questo punto F5, F4, F3, F2, F1 oppure B1 e poi F1. Grande partita di Wesley Shaw, eh? Osserva da lontano. Niente da dire, Liam Kwang Lee abbandona, grande vittoria, complimenti a Wesley. Paolo su donna Bravissimo. C7, allora non si era aggiornata correttamente, dopo B2 seguita, donna C7 scacco. Re F6, ha provato disperato donna F4, donna per F4, G per F4, re F5, re G2, re per F4, re F1, re E3, re E1, re D3 ed ecco la posizione vincente. A questo punto abbiamo So che ha vinto ieri. E siccome siamo uno e mezzo pari,
avrà il bianco nella prossima partita. Se fa patta, diventa campione del Chess World Masters. Bravo, sembra comunque molto in forma. Ha perso la prima, e poi ha giocato un paio di belle partite in posizione molto tesa. Mi è Sì. piaciuto molto come ha giocato Sì, sono un bel misto fra tecnica, calcolo, preparazione, tutto, il grande maestro di altissimo livello. Allora. diciamo di. Io approfitto di questa pausa per probabilmente andare. Giusto? Giusto, sono Anche perché non so. 19:37. Sabino ci abbandona, dovrà stare con noi fino alle 19:30 e è stato con noi ben 7 minuti oltre per vedere la fine della partita. Noi lo ringraziamo, grazie Sabino, ma soprattutto lo ringraziamo per i commenti della giornata che come sempre intelligenti e Grazie a voi, è stato divertente. puntuali. Alla prossima Sabino e in bocca al lupo, hai qualche torneo in programma? Sì, parto sabato prossimo, Ok. quindi sì, probabilmente per un po' non ci vedremo più su questo canale. Ho un po' di tornei di fila da giocare, speriamo che vadano bene. Seguitemi magari, fate un ride anche voi a vedere le mie partite. Dai, se Vediamo qua. ci sarà qualcuno dei tornei che sarà ci saranno le partite sul web, magari un giorno veniamo a trovarti a vedere se riusciamo a seguirti. Ti auguriamo naturalmente di essere nelle primissime scacchiere. Grazie, ti fate per me. Assolutamente. Allora ragazzi, ringraziamo Sabino che è stato con noi come sempre splendido e andiamo un attimo in pausa, nostri sponsor, e poi siamo di ritorno per vedere l'ultima partita fra So e Liam Quang Le. Buona serata a tutti. Giri with 1B3. No, are you serious? Everyone needs to
go check out that chessboard course now. Clearly there's some magic dust sprinkled on that opening. Paddy Van beat Anish Giri with 1B3. No, are you serious? To go check out that chessboard course now. Clearly, there's. Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. It's all for you. Freedom! Keep your ears to the ground. Keep talking about the freedom! It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Sì, eccomi di nuovo con voi, benvenuti alla finale, seconda giornata di finale del Chessable Masters. Potete vedere in alto sulla sinistra il grande maestro americano di origine filippina Wesley So, sulla destra, in questo momento assente, sta prendendosi un attimo di pausa, il vietnamita Liem Quang Le. La situazione è di 1,5 pari, però ieri So ha vinto molto nettamente il match di andata. A questo punto So al bianco deve decidere quale apertura giocare. Obiettivo: o fare o vincere o fare patta. Se riuscirà in tutto questo, arriverà primo e si porterà a casa la vittoria in questa tappa. Possiamo andare a dare un'occhiata nel frattempo anche come sono i premi per un torneo di questo tipo. So intanto è tornato alla scacchiera. Allora, per chi conoscesse meno bene, questo è il formato del Champions Chess Tour. Questa è l'ottava tappa, la nona si giocherà a fine agosto e la decima si giocherà a fine settembre in presenza a San Francisco. Questi sono i punti che vengono dati a ogni giocatore vincitore di della fase preliminare e vincitore invece del torneo alla fine. Questa è la classifica alla fine del torneo preliminare, che è stato vinto da Wesley So davanti a Ronyan e Firuz. Infine, parlando dei team che commentano sui vari canali di Chess24, sul canale inglese dedicato, diciamo, agli spettatori meno esperti di scacchi, abbiamo il grande maestro inglese David Howell, il maestro internazionale inglese residente in Norvegia Jovanka Huska e Launcher Woman Kaja Sneer, norvegese. In questo torneo abbiamo avuto l'esordio del più giovane grande maestro della storia, Abhimanyu Mishra, che potete vedere in questo foto banner che è stato realizzato da Chess24. E qui abbiamo il line-up dei partecipanti che hanno preso parte all'evento, fra cui c'era il grande maestro americano Hikaru Nakamura, che era uno dei favoriti, che però non è riuscito a raggiungere la finale. Siamo in attesa che riprenda la quarta ed ultima partita.
Vediamo se ci sono delle domande da parte dei nostri spettatori in chat. Intanto un saluto ai Tater 23 che non avevamo salutato prima, gli altri erano già presenti, dunque avevamo già interagito con loro durante questa diretta che è cominciata oggi alle 17 e presumibilmente a meno che gli M. Quang Lee non vincerà questa partita si concluderà intorno alle 20:30. Abbiamo i punti in classifica di tutte le tappe? No, Brugiovan, è una cosa che stavo controllando prima, non ho la classifica a tappe, però cercherò, cioè la classifica di chi ha raggiunto più punti finora, però cercherò di recuperarla nel proseguo della telecronaca. Intanto nella finale fra per il terzo quarto posto fra Aronian e Artemiev sono giunti in questa posizione, magari possiamo darle un'occhiata in attesa che aspettiamo l'inizio dell'ultima partita della finale primo e secondo posto. Io vi abbandono per un attimo solo perché vado a prendermi un caffè. Cosa vi posso dire di questa posizione? Bianco sembra meglio perché il nero ha dei problemi con il proprio re e anche in termini di attività dei pezzi gli alfieri del bianco sono più attivi. Poi naturalmente come sempre bisogna vincere. Chi ha vinto ieri tra Aronian e Artemiev? Allora, buona domanda. Chi ha vinto ieri fra Aronian e Artemiev dovrebbe aver vinto Aronian, se mi ricordo bene. Un attimo solo che controllo. Allora, Aronian vince la prima partita. Aronian patta la seconda. Aronian patta la terza. E Aronian... No, è finita 2-2 ieri. Scusami, mi ricordavo male. È finita 2-2 ieri il match fra Aronian e Artemiev. Oggi invece patta la prima, vittoria di Aronian nella seconda e posizione di vantaggio di Artemiev nella terza. Dunque un match veramente combattutissimo questo fra Artemiev e Aronian. D'altronde lo era stato anche il match precedente che aveva portato Artemiev in finale, ma anche il match che aveva portato Aronian in finale. Perché, scusate, volevo dire, e lo erano state anche il match precedente che ha visto sconfitti Aronian e Artemiev contro So e contro gli M. Quang Lee, perché in particolare gli M. Quang Lee aveva avuto successo su Aronian solo all'ultima partita di Armageddon, se mi ricordo bene. Salvio mi scrive: sei d'accordo che Mishra non si merita il titolo di grande maestro? Guarda, non conosco bene questa polemica, devo essere onesto, però non lo so. Credo che se ha ottenuto il titolo di grande maestro correttamente, come dopo scontato sia, perché non dovrebbe meritarselo? Ah, ho capito, tu fai riferimento alla dichiarazione di Nigel Short, vicepresidente della FIDE, che dice che è diventato troppo facile diventare grande maestro rispetto al passato. Guarda, è possibile, però sicuramente la cosa non riguarda il povero Mishra, riguarda tanti altri che sono passati grandi maestri negli ultimi, diciamo, 5-10 anni. Forse sarebbe ora di rendere il passaggio del titolo leggermente più difficile e anche di creare la famosa categoria di Super GM per chi supera i 2700 punti
di Elo. Io la vedo in questo modo. Secondo me è da tempo che si dovrebbe creare la categoria di Super GM. Datemi solo un secondo che prendo il caffè e sono di ritorno con voi. Intanto vi faccio vedere. Questo è un gambetto Benko. Dunque, Liang Kuang Le per vincere questa partita sceglie il Benko. Eccomi di nuovo con voi. Vedo che nel frattempo ci hanno dato sotto e hanno giocato parecchie mosse. Ok, una scelta un po' strana questa del giocatore vietnamita di giocare il Benko, perché il Benko ad alto livello non è considerato così un'apertura adatta per giocare per vincere, perché il bianco guadagna subito un pedone, di solito se lo tiene, e il nero molto spesso riesce a recuperarlo, però raggiungendo delle posizioni abbastanza sul patte. O sul pari, o sul pari tendente ad essere parte. Perciò mi è sembrata un po' strana questa scelta. Nello stesso tempo è un'apertura sicuramente violenta, perciò c'è del gioco. E, possiamo ripercorrere velocemente. Intanto cavallo E8, l'idea è quella di giocare cavallo C7 e anche in certi casi di dare l'alfiere sul cavallo in C3 per poter mangiare il pedone in A4 e, come vi dicevo, recuperare il pedone in meno. Sì, l'idea di torre A3 è quella di avere la torre
difesa. Adesso il bianco ha giocato cavallo b5 e il nero si è pappato il pedone in a4. Dunque il nero recupera il pedone. Sinceramente cavallo b5 non l'ho capita, non ne capisco il senso, perché perde forzatamente il pedone. Allora, piuttosto che una cosa di questo tipo, non so, forse giocare alfiere f4, obbligare il nero a mangiare in c3, prendere db, torre per a4, torre per a4, donna per a4, e adesso spingere in e5. Questa è l'idea di alfiere f4. Dunque mi aspettavo una cosa di questo tipo. Cavallo b5 non mi è piaciuta, perché il nero si mangia il pedone a4 abbastanza gratis. Donna c2, torre per a3. Sì, vuol mangiare in a3 col cavallo e poi vuole mettere questo cavallo in c4. Però il nero ha la possibilità di mettere il cavallo in b6 o addirittura di portare questo cavallo in b5 per entrare in d4 in caso di cavallo c4. Caso di cavallo c4, cavallo b5. Devo dire che adesso la posizione del nero mi piace, è arrivata intanto cavallo c4, sì. Mi aspetto adesso cavallo b5, non è l'unica mossa possibile, il nero potrebbe anche giocare subito cavallo b6 per proporre il cambio dei cavalli, o potrebbe anche giocare donna a2 per fare irruzione nel campo avversario. Vediamo fra quale di queste tre mosse sceglierà. Allora, mitica spinacina, ieri le partite sono state molto combattute nel match fra Artemiev e Aronian. Invece Wesley So ha massacrato Liam Quang Le tutte e due le volte col bianco, sacrificandoli tutte e due le volte in h6 e dandogli tutte e due le volte matto. Tutte e due le volte in una spagnola con C3 di 3, che ricorda molto anche un'italiana con C3 di 3, quel tipo di posizioni. Francesco Colox, sì, certo, io do lezioni, non sono naturalmente l'unico dei commentatori CES24 che lo fa, però per contattarmi ti scrivo qui il mio indirizzo email e mi puoi contattare. Tra l'altro io ho tanti allievi a cui insegno, ma alcuni di loro in questo momento sono ovviamente in vacanza, perciò è un periodo che ho un po' di tempo, dunque se fossi interessato possiamo sentirci e vedere se posso essere la persona adatta per aiutarti a fare dei miglioramenti. Allora, cavallo c4, il nero ha scelto torre, no scusate, questa era la mossa di prima, ha scelto invece torre, no, donna 2, ok, perciò donna 2 è arrivata alla scacchiera, donna 2, alfiere g5, attacca il pedone 7, torre b4, attacca il cavallo c4 e torre c1. Ora il nero deve scegliere come difendere il pedone in e7. Una delle mosse possibili, per esempio, è re f8. Ma non l'unica, si può giocare anche alfiere f6 e proporre il cambio degli alfieri. E naturalmente è possibile anche ritornare col cavallo in f6. Tutte e tre hanno dei pro e dei contro, eh. Forse a prima vista a me quella che piace di più è re f8. È anche un po' la più ambiziosa. Invece il giocatore vietnamita ha preferito alfiere f6, che è molto solida. Adesso il bianco potrebbe rientrare con l'alfiere in d2 per attaccare la torre in b4.
Potrebbe però anche giocare alfiere K6. Non mi aspetto invece il cambio degli alfieri, anche se è sicuramente una mossa che ha un suo perché. Ok, potremmo lanciare nel frattempo che siamo qui anche un sondaggio su per chi ti fate. Allora, andiamo in gestore streaming, ospita un canale, avvia il pronostico, gestisci il sondaggio, avvia il pronostico. No, sbagliassi, questo era il pronostico precedente. Gestisci il sondaggio. Chi vincerà il Chessable Masters? I risultati, vediamo un po'. Ah, va bene, però pochi voti. Ci vuole un nuovo sondaggio. Su questo non c'è dubbio. Ok ragazzi, ho lanciato il sondaggio, per chi ti fate? Wesley So o Liam Quang Le? Chi vorreste vincesse il torneo? Tornando alla partita, il bianco sta ancora pensando, deve ancora decidere cosa fare dell'alfiere in G5. Valutazione della posizione. Preferisco il nero perché ha i pezzi più attivi e un chiaro obiettivo d'attacco che è il pedone B2. Detto questo, il bianco forse sta un filo peggio, ma non credo di molto perché a sua volta è molto solido. Grazie Francesco. Stasera me lo leggo, mi leggo il tuo email e poi magari avremo occasione di sentirci personalmente così parliamo insieme. Ok, a sorpresa il bianco gioca H4. Gioca H4 e decide di difendere in questo modo l'alfiere in G5, che peraltro mi direte voi era già difeso, vero. Però il cavallo in F3 vuole essere svincolato, non vuole passare tutta la partita a doversi preoccupare dell'alfiere. Cosa fare col nero? Bene, una delle scelte più normali potrebbe essere giocare cavallo B6 e andare a eliminare il pezzo più forte del bianco, il cavallo in C4. Ricordatevi che naturalmente ha lo svantaggio che permette alfiere per F6. Cavallo B5 mi piace anche lei perché prende il controllo della casa di 4. E anche questa è un'opzione. Stavo pensando, mi sono un po' bloccato per quello, che dopo H4, cavallo B6 permette alfiere per F6. E qui E per F6, cavallo per D6 non è affatto consigliabile per il nero. Dunque vuol dire che su alfiere per F6 bisogna fare cavallo per C4. E bianco si tiene l'alfiere. E adesso un po' di pericolo. Sul re c'è, dunque forse cavallo B6 non era la scelta più saggia. Interessante era anche catturare semplicemente in G5, H per G5 e adesso giocare cavallo B6, sempre con l'idea di eliminare il pezzo più attivo del bianco. Comunque il nero ha scelto invece cavallo B5. Mica, di solito non la mettiamo la barra di Stockfish. Ti spiego perché. Abbiamo fatto vari esperimenti e è più divertente senza barra. Ti
Non sappiamo esattamente chi è in vantaggio, facciamo delle valutazioni con la nostra testa anche a costo di sbagliarle. È più divertente che non vedere ogni volta la barra spostarsi e sapere di conseguenza come stanno andando le cose. Non ce ne volere, ma è un po' la scelta che abbiamo fatto nel canale fin dall'inizio. Piuttosto, se hai qualsiasi domanda perché qualcosa non ti è chiaro, io sono qua a tua disposizione. In quest'ultima parte sono da solo, di solito siamo in due come commentatori, però Sabino poteva rimanere solo fino alle 7:30. Allora, donna E2. Dopo cavallo B5, il bianco ha scelto di cambiare in F6, il nero ha mangiato di cavallo. E adesso il bianco ha giocato donna E2. Vuole giocare E5 a mio parere e aprire la posizione per avere del controgioco sul lato di re e sul re avversario. Ok, intanto vedo che le telecamere si sono spostate perché So si è preso tutto lo spazio lui. Questi grandi maestri hanno un ego così grande che è un attimo che tu gli dai un dito e questi si prendono il braccio. Ecco, l'ho rimesso al suo posto e adesso vado a recuperare l'altra telecamera, quella di Quang Le. Ok, re G7 da parte del nero, mossa solida, il bianco vuole spingere in E5, però ha un problema, il pedone in D5. Che fare a questo punto? Forse giocare torre D1 o torre C2 per avere la torre difesa, la regina difesa e forse la prossima mossa a giocare torre D2. Il bianco molto paziente, però il nero sta meglio, eh? Il bianco non è che ha molto da fare. Donna B3, sarebbe stato interessante anche per il nero giocare cavallo D4, cavallo per D4, C per D4. Comunque, donna B3 prende il controllo della terza orizzontale. Grazie Mikado Boom per averci dato il tuo punto di vista. Questa è un po' la scelta del canale. Come ti dicevo, abbiamo questa è l'ottava tappa che commentiamo, più le 10 che abbiamo commentato l'anno scorso, e abbiamo visto che preferiamo mantenere la suspense senza avere la barra che ci dà indicazioni precise. Cavallo A5 attacca la donna in B3. Ok, donna A4 e il bianco non può fare altro che riportare il cavallo in C4. L'impressione è che So sia in difficoltà, nel senso che non abbia a disposizione delle continuazioni attive. L'unica cosa che può sperare è che siccome l'avversario deve assolutamente vincere, il bianco può aspettare e vedere che cosa sceglierà di fare il giocatore vietnamita. Credo che sarebbe ora per il nero di valutare due cose, o di giocare H5 e di prendere dello spazio da questa parte che male non fa, o di giocare cavallo D4 e forzare gli eventi obbligando il bianco a catturare e facendosi un pedone passato.
Vediamo cosa riuscirà a fare. Sicuramente questo è il momento critico della posizione ed è per quello che Liam Kwang Lee sta pensando. Cavallo A5, cavallo C6, eccola fatta, cavallo per E5. Mi sfugge. Ah, ecco, ok. Mi sfugge cosa intendessi. Ribadendo il perché il nero sta meglio, perché ha degli obiettivi di attacco ben precisi e fondamentalmente non ha debolezze. In più i suoi pezzi sono tutti più attivi dei pezzi del bianco. Bianco sta un po' peggio perché ha una debolezza in B2, anche lui non sembra avere dei piani attivi e i suoi pezzi sono più passivi dei pezzi del nero. Io qui vi ho proposto o H5 o cavallo D4. H5 stabilizza prima il pedone e poi si prepara a giocare cavallo D4 in futuro. Cavallo D4 forza immediatamente gli eventi. Su donna B3, che è stata provata prima, c'è di nuovo questa cavallo A5 e fondamentalmente la donna deve tornare indietro. Perché non andava bene cavallo C6? Perché su cavallo C6 c'è torre per E4 e attacca la donna e perde e guadagna il pedone 4. Dunque il bianco deve ritornare in C4. Ok, donna 8, la mossa che non ti aspetti. Ok, è chiaro che è una mossa interlocutoria, vediamo che cosa ha intenzione di fare il nero. Le idee potrebbero essere tante, compresa il bianco gioca a torre di 2, che invece che la mossa che ci aspettavamo. Donna 8 vuole cercare di impedire che il bianco giochi E5, mantenendo alta la pressione sul pedone di 5. Sì, Francesco, esatto, ho fatto vedere quella linea proprio perché avevo capito che alcuni, fra cui tu, volevano capire perché non si era giocato cavallo C6. Ok, H6, altra mossa del nero, diciamo interlocutoria, il nero preferisce ancora non fare nulla e semplicemente puntare a migliorare ulteriormente la propria posizione. Il bianco è quasi senza mosse. Potrebbe perfino passare la mano giocando qualche cosa come re G1 oppure donna E3 oppure donna D3. Non è che sia una posizione particolarmente eccitante, è abbastanza tecnica, ma soprattutto siamo sempre in attesa che uno dei due giochi la mossa che cambia la posizione e che dia finalmente il là agli eventi, no? Proviamo a vedere cosa succede se giochiamo E5. E5, presa in E5, presa diciamo di cavallo o di donna. Se prendiamo di donna c'è il problema di torre per C4 e nero vince. Se prendiamo di cavallo C, il nero si mangia il pedone di 5 e non c'è abbastanza controgioco da parte del bianco. Dunque direi che spingere in E5 è fuori discussione. Sì, basta un solo errore del nero per perdere la partita, ma deve essere un errore grosso perché il nero sta meglio. Basta un solo errore del bianco per perdere la partita, sì, perché il bianco sta peggio. Ma soprattutto è chiaro che c'è moltissima tensione perché So sa che è a mezzo punto dal vincere il torneo e Liam Kwang Lee sa che è a mezzo punto da essere eliminato e doversi accontentare della seconda piazza.
Intanto e5 è arrivata alla scacchiera. È la mossa che il bianco vorrebbe fare, ma possibilmente senza perdere il pedone d5. No, ma sei stato bravo, Salvio, perché hai detto delle cose intelligenti. Ma credo che D per E5 sia l'unica scelta sensata. Invece il nero sceglie di mangiare col cavallo in D5. Questa mossa non mi è chiara, perché mi sembrava molto più semplice prendere in E5, mangia di cavallo e poi prendere in D5. Invece sceglie di fare su E5 cavallo per D5. Vedete come So sta pensando molto, perché dopo E per D6 e seguita E per D6, adesso deve riuscire a dare un senso al sacrificio di pedone che ha fatto. Gioca cavallo per D6. Wow, grande mossa, mi piace. L'idea è che su cavallo per D6 gioca donna E5 scacco, re G8 e ora fa donna per D6 e recupera il pezzo. Mi piace questa cavallo per D6 ed è il motivo per cui sarebbe stato meglio che fosse il nero a mangiare il 5 invece di lasciare che al bianco la cattura. Ciao Luca, benvenuto innanzitutto. Puoi darmi tranquillamente del tuo, eh? Che cosa ne pensi degli scacchi giornalieri? Sai che però non so che cosa sono gli scacchi giornalieri? Sono quelli tipo delle partite dove giochi una mossa per giorno? Non sono sicuro se sono quelli. In quel caso non sono un grande amante, perché una mossa al giorno è un po' poco. E poi perché ci sono molte persone che quando sale un po' il livello utilizzano il computer per analizzare quel tipo di partite, diciamo, tra virgolette, per corrispondenza digitale. Preferisco magari allora delle partite con 15 minuti più 10 secondi, 20 minuti, 30 minuti per ciascuno, che possono essere, che però si risolvono all'interno della stessa giornata, magari facendone solo una, però fatta bene. Non era meglio cavallo per D6 da parte del nero? Allora, cavallo per D6 è la mossa che probabilmente il nero andrà a giocare. Secondo me si è dimenticato la forza di donna E5. Cioè, si è dimenticato quando ha permesso che fosse il bianco a catturare. Perché se in questa posizione catturava invece lui in E5, ora il bianco non poteva mangiare di donna perché perdeva il cavallo C4. E dunque doveva mangiare col cavallo C e ora sì che poteva mangiare in D5. Dunque, cavallo per D5, a mio avviso errore, e per D6 interessante. Ah, adesso ho capito, tu proponevi cavallo per D6, sì, sono d'accordo con te, cavallo per D6 era meglio di E per D6, decisamente meglio di E per D6, perché donna E5 scacco, adesso segue F6 e non ti do la possibilità di mangiare. E se invece mangi, prendo di E e controllo la casa E5, dunque non puoi giocare donna E5. Sì, decisamente E per D6 è punto di domanda. Cavallo per D6, gran mossa. Cavallo D4. Cavallo D4, adesso il bianco ha due mosse plausibili, donna E4 e donna E5. Vediamo quale delle due deciderà di giocare. Sì, Ciabi, poi l'ho capito, inizialmente non avevo capito che cosa intendesse col cavallo per D6.
Difficile dire fra donne 4 e donne 5, mi piacciono tutte e due. Il discorso è che donne 5 permette cavallo F6. Invece donna E4 non lo permette perché inchioda il cavallo sulla donna in A8. Dunque fra le due forse giocherei donna E4. Ed è arrivata donna E4 alla scacchiera. Vi ricordo sempre che in questa tappa del Chessable Masters è assente il campione del mondo Magnus Carlsen perché partecipava alla World Cup dove è arrivato in semifinale perdendo col giocatore polacco Duda che ha giocato uno splendido match e che poi ha battuto Sergei Kariakin in finale aggiudicandosi la World Cup. Vi ricordo anche che i due vincitori della World Cup cioè i due vincitori, il primo classificato alla World Cup, cioè Duda, e il secondo classificato Kariakin, si qualificano per il torneo dei candidati che, il cui vincitore andrà a sfidare in futuro il vincente nel match del campionato del mondo che si svolgerà fra novembre e dicembre fra Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Match che si svolge fra novembre e dicembre a Dubai e che verrà commentato naturalmente come quasi tutti gli eventi più importanti da Chess 24. Allora, mossa più spontanea, donna C6. Perché? Il cavallo mi difende la regina. La regina guadagna un tempo attaccando il cavallo in D6. Dunque, così a prima botta, se dovessi scegliere che cosa giocare, giocherei donna per donna C6. Forse un'altra possibilità potrebbe essere cambio in F3, donna per F3 e ora gioco cavallo B6. E propongo il cambio delle donne, visto che sono il nero e mi basta vi pattare. Ah no, scusate, sono il nero, devo vincere, perciò questa linea non la può giocare le quanghie. Deve giocare donna C6. Perché è il nero e deve vincere, altrimenti si aggiudica. Cioè, il match finisce 2-2, ma avendo vinto ieri, si aggiudica il Chessable Masters. Sai che non sono sicuro di Sassu Wi-Fi, ma credo che Carlsen abbia diritto di partecipare automaticamente al torneo dei candidati. Però non sono sicuro al 100%. Sinceramente, l'ipotesi che Carlsen possa perdere il match del campionato del mondo è una cosa così inverosimile, anche se in Nipponia c'è fortissimo, che non mi sono mai posto la domanda di cosa potrebbe succedere se Carlsen perdesse il match mondiale, se sarebbe addirittura costretto a qualificarsi per il torneo dei candidati o se è qualificato automaticamente. Intanto alla scacchiera è arrivata donna C6, come avevamo pronosticato. D'altronde, Liem Quang Le ha bisogno di vincere e perciò deve cercare di mantenere un po' di pezzi alla scacchiera. Datemi solo un secondo, sono di nuovo da voi.
cavallo per F7, colpo tattico di Wesley So che mangia in F7. Perché? Perché in caso di re per F7 c'è cavallo E5 con doppio al re in F7 e alla donna in C6. Cosa deve fare a questo punto il nero? Beh, molto probabilmente deve giocare una qualcosa come cavallo E3 scacco oppure cavallo per F3. Cavallo E3 scacco, unica mossa donna per E3, e adesso può giocare re per F7 perché il cavallo non si può spostare perché è inchiodato sul re. Oppure, altra possibilità, cavallo per F7, cavallo per F3. Qui il bianco ha due scelte, può mangiare in D5 o può mangiare in F3. Credo che siano abbastanza equivalenti. Comunque credo che So abbia moltissime possibilità di pattare questa partita e di portarsi a casa il match. Allora, dicevamo che qui può mangiare in F3. E ora cavallo F4 scacco, forzata G per F4, donna per F3, re per F3, re per F7. Il nero ha un pedone in meno, ma visto la doppiatura dei pedoni del bianco, ci sono buone probabilità di patta per il nero. Il problema è che il nero ha bisogno di vincere. Dunque, grande mossa questo cavallo per F7. Quang Le sta pensando, vediamo che cosa sceglierà. Sì, The Reaper, la finale finisce oggi, ma non è giornata secca, perché si è già giocato la finale di andata ieri, che ha visto vincitore Wesley So per 2.5-5, e oggi finale di ritorno. Allora, è arrivata la scacchiera a cavallo per F3, che avevo proposto. Ora il bianco deve decidere se mangiare in F3 o mangiare in D5. Sono buone tutte e due, non cambia moltissimo. Secondo me è più probabile che mangi in F3, però più o meno non fa una grandissima differenza. Donna per F3, cavallo F4 era l'unica mossa possibile da parte del nero. G per F4, donna per F3, re per F3, re per F7, e adesso So gioca 1x e dovrebbe portarsi a casa il pareggio e la vittoria nel torneo abbastanza facilmente. Ok, The Reaper. Finale di torri, torre B3 scacco, direi re E4 centralizzando il re. Ovviamente si può giocare tutto, però come principio generale portate sempre il re verso il centro se non c'è un motivo specifico. E adesso scacco in C7 e direi che con questo la partita dovrebbe finire patta molto velocemente. Finisce patta e abbiamo perciò il vincitore del Chessable Masters, che è Wesley So, perché il match di oggi si conclude 2-2 e lui ha vinto quello di ieri. Guardate, sospirone di sollievo. In arrivo la grafica sul vincitore. In arrivo la grafica sul finalista. In arrivo il tabellone conclusivo degli incontri. E adesso vi faccio vedere un po' tutto. Partiamo innanzitutto con una dovuta immagine del Wesley vincitore. Credo che Le Quang si sta preparando per essere intervistato. Ecco qua, Wesley So, vincitore del torneo con $30,000 di premio.
Liam Quang Le, secondo classificato, con 15.000 dollari di premio. Ora il tabellone che mostra la situazione dai quarti di finale in poi. Il terzo classificato, adesso andiamo a vedere come si è concluso il match fra Ronjan e Artemiev. Vedete comunque che So si è, ha fatto tanta fatica con Jordan Van Forest perché si è concluso 2-2, ma poteva perderlo quel match. Però poi nel match di ritorno l'ho abbastanza spaccato 2,5-1,5. Poi è stata durissima contro Artemiev, 2,5-1,5 e 2-2. E invece direi che nel complesso la finale è sempre stata sotto controllo. Ed ecco l'andamento delle partite della prima giornata e della seconda giornata di finale. Eh sì, è vero, c'è sempre stato un 2-2. Vi ricordo quanti sono i punti che si vincono per tappa. Allora, Wesley So è arrivato primo nella qualificazione, ha vinto il torneo, si è preso 100 punti, cioè 20 più 80. Liam Quang Le ha vinto, è arrivato in finale, ha preso 50 punti. Non mi ricordo cos'era arrivato invece nel girone di qualificazione. Diciamo che potrebbe essere arrivato qualcosa come quarto, quinto, sesto. Dunque avrà preso fra i 60 e i 56-58 punti. Vediamo se c'è un aggiornamento. Ok, aggiornamento della situazione del tour. Molto importante. Com'è la situazione del tour aggiornata dopo questa tappa? Eccoci qua. Ecco Wesley So 30.000 dollari, Liam Quang Le 15.000, Artemiev 8.500 che perciò è arrivato terzo, Aronian quarto 6.500, Firuza 5.000, Nakamura 5.000, Mamedyarov 5.000, Van Forest 5.000 e poi tutti a scendere. Fino a Ampico Nero e Abrimanyu Mishra 2005 insieme a Jun Zhenjun. Non riesco mai a dirlo bene. Va bene, adesso andiamo a vedere anche l'ultima immagine che ci propone la nostra regia. Penso che questa sia quella che mi chiedevano alcuni di voi prima. Dunque,
cioè come la situazione punti e guadagni all'interno del Champions Chess Tour dopo questa tappa. Carlsen e Wesley So, primi e secondi, con 185.000 e 179.000 dollari guadagnati. Aronian terzo, 109.000. Rajabov quarto, 103.000. Ghiri quinto, 93.000. Neponjachev sesto, 94.000. Nakamura e Maxim vicini con 60.000. Poi gli altri giocatori c'è una netta differenza. Fabiano è tredicesimo con 13.000, ma deve aver giocato solamente una o due tappe, credo, o una o due, non mi ricordo più. Dubov invece è stata un po' una delusione, partito bene, poi si è molto fermato. Direi, ragazzi, che per questa tappa del Chessable Masters abbiamo finito. Saremo di nuovo con voi a fine agosto per commentare la prossima tappa del Champions Chess Tour, che ancora non ha un nome, ma come sapete bene, di solito il giovedì precedente all'inizio delle partite del sabato c'è la conferenza stampa con l'annuncio del nome del torneo, e sarà la nona tappa che prepara la decima, che si svolgerà a fine settembre in presenza a San Francisco. È stato un piacere essere con voi, spero che vi siate divertiti. Vedremo se fra qui e fine agosto faremo magari qualche serata di Banter Blitz, però non vi garantisco nulla, perché detto fra noi c'è tanta voglia anche di andare in vacanza e prendersi una pausa, e vedremo come saremo messi per commentare l'ultima tappa, se riusciremo a commentare tutte e nove le giornate, o in questo caso, visto che si svolge in concomitanza al torneo di Bratto e al periodo di vacanze, non saremo invece costretti a fare una riduzione nella copertura e seguire il tutto magari solo dai quarti di finale o dalle semifinali. Grazie ancora per essere stati con me, con noi sul canale italiano di Chess24. Un saluto a tutti quelli che ci hanno tenuto compagnia in chat e che sono intervenuti oggi, e a presto, e andiamo a questo punto di sigla con... direi che è arrivato il momento di Immortal Game della nostra amica Huga.